Benvenuti sul canale Zanders, dove giochiamo a giochi strategici medium e heavy, a giochi cooperativi Io sono Rocco Pelle Marco Matteo E oggi finalmente faremo un cooperativo Oh, vero Vero, un vero cooperativo, coopereremo fino alla fine, non ci sarà nessun traditore all'ultimo che sgozzerà Matteo E ogni riferimento a cose o fatti realmente accaduti è puramente casuale Oggi giocheremo a Spirit Island, eccoci qua in questo gioco noi siamo degli spiriti che devono proteggere l'isola da degli invasori. Uh, nella versione base, gli invasori sono non noti, sono semplicemente degli umani che stanno invadendo. Uh, poi in, si può giocare facendo in modo che gli invasori possano in, esserci gli inglesi, gli svedesi. E credo che con l'espansione eh, ci siano anche gli svedesi, altri. Eh. Gli svedesi: grandi invasori. Esatto, vengono a, a tagliare il legno per costruire, per fare le ricche, ma... Esatto. Allora, in... <coughs> nella mappa abbiamo questi simpatici funghetti che sono gli abitanti dell'isola. A un certo punto arrivano gli invasori e iniziano a costruire le loro città, i loro paesi, e poi ci saranno i loro esploratori che andranno in giro, eccetera. Mm. <coughs> e cosa faranno? Porteranno delle macerie e distruzione non rovineranno l'isola ok e oltre a rovinare l'isola uccideranno i, i poveri Dahan e quindi noi da bravi spiriti diciamo invasori levatevi fuori dalle palle andatevene via basta e quindi noi cercheremo di usare i nostri poteri per cercare di distruggere tutti gli invasori salvando i Dahan ok e quindi riportando l'ordine per, per fare questo qui dobbiamo Uh, fare un po' di cose che adesso vedremo, ma partiamo dal, dal fondo, come si perde in questo gioco. In questo gioco avremo intanto questi simpatici segnalini rovina, ok? Che man mano verranno messi sul, sulla board. Vedremo come. Quando tutti questi verranno messi, questa carta si girerà al contrario. Avverrà qualcosa, verrà riempita di altri di questi segnalini. Quando tutti questi nerini sono finiti e sono stati quindi messi tutti sull'isola, abbiamo perso. Quindi, modo uno per perdere: se l'isola va in rovina, quindi ne metteranno tanti di quelli. Vedremo che può degenerare molto velocemente la cosa. Oppure, ci sono queste carte che fanno vedere cosa fanno gli esploratori: no? faranno esplorazione, build e ravage. Poi, vedremo bene cosa vuol dire man mano che andremo avanti nel gioco queste carte cicleranno quando questo mazzo di carte è finito bisogna pescare non si può più pescare abbiamo perso anche in quel caso okay. quindi due modi per perdere terzo modo noi avremo delle della presenza sulla board ok in questo modo quando uno spirito quando loro fanno danni possono e metteranno uno di questi token possono far perdere la presenza Ok, Se uno spirito di noi rimane senza presenza sulla board, abbiamo perso. Quindi, terzo modo per perdere, se comunque tu uno e non qualunque. possiamo far morire tutti. Matteo. Abbiamo perso tutti. Anche se, Ma se Matteo muore, perdiamo okay. tutti. Quindi, Quindi dobbiamo, difendere, dobbiamo Ma difendere Matteo. perché Già non mi sento benissimo. Esatto. e Se io ho una missione personale che dice okay. uccidi Matteo... Eh, quella lì non la fai. Okay. È, una, è di un altro gioco. Hai sbagliato la vita, vera. Esatto. Okay. E Invece, noi per vincere avremo che modi. Il modo principale con cui vinciamo è questa qua in alto, c'è il Terror Level. Ok, è quanto noi abbiamo spaventato i... gli invasori. invasori. All'inizio, Terror Level è 1, non sono ancora spaventati da noi. Quindi, Terror Level 1 vinciamo solo se sulla mappa non c'è nessuno. Quindi, non ci sono città, non ci sono paesi e non ci sono mini. Cioè, se ammazziamo tutti, se ammazziamo tutti, cioè se facciamo tavola rada di tutto, abbiamo vinto. Che Ovviamente sta. è difficile, ma è una possibilità. Man mano che genereremo terrore, vedremo dopo come. Quando questo pool va sotto, ok, sono 4 per giocatore, quindi ne abbiamo 16. Ok, quando tutti questi 16 vanno sotto, si metterà la prima carta qua. e questi ritorneranno. Ogni volta che lo facciamo per tre volte. Il terror level si abbassa cioè si alza, quindi diventerà terror level 2, poi terror level 3, e poi se lo facciamo 3, 6, 9 volte in automatico abbiamo vinto. Però ogni volta che il terror level aumenta, tipo level 2, come vedete cambia la victory condition. Prima dovevamo uccidere tutti quanti, dopo ci basta uccidere solo città. E paesi senza gli omini quindi si abbassano i si, ab si abbassano i requisiti diventa più facile perché noi li stiamo mm. spaventando di più e mm. quindi è più facile per noi vincere. Mentre al terror level 3 ci basta distruggere tutte le città per vincere, ok. Queste carte del della paura vedremo dopo cosa servono. Ma ci danno in genere dei degli aiuti quando abbiamo abbastanza paura, prima che questi ricomincino a scendere. Si sveleranno queste qua. E faranno succedere cose. Quindi ne sveli tre alla volta. No, ne puoi svelare le sole lo vediamo. Okay. Lo ne puoi svelare da una a n. Dipende quanto siamo veloci. Perché se abbiamo tanta paura, potremmo anche svelarne 5 in un turno, ipoteticamente. Okay. Oppure meno? Perché? Perché il turno è diviso in queste fasi. C'è la fase degli spiriti in cui noi agia agiamo. Questo è un gioco cooperativo. Noi possiamo agire in contemporanea, tecnicamente. La cosa migliore è chiaramente che facciamo le fasi dello spirito organizzandoci tra di noi, in modo da uh, massimizzare le cose. Perché chiaramente ci sono degli spiriti che. Uh, ci eccolo qua. Ah. Ci sono degli spiriti che hanno magari più offensiva, quindi attaccano, controllano meglio, fanno più paura agli avversari o difendono meglio. E alcuni che hanno delle utility che aiutano un po' tutti gli altri spiriti. Ovviamente per vincere dobbiamo cercare di coordinare questi nostri poteri, ok? Abbiamo quindi la fase degli spiriti che è divisa in tre fasi. La prima fase è la growth, la Sceglie una, come vedete, qua abbiamo N possibilità, in questo caso nel mio, nel mio ne ho 3. Ne devo scegliere una di queste tre e fare tutto quello indicato là dentro. Tipo, se scegliessi questa, cosa succede? Io giocherò carte a un certo punto, avrò degli scarti per riprendere le carte, le, in mano le carte dagli scarti. Devo scegliere il primo, che mi fa fare il reclaim cards, prendo tutte le carte dagli scarti. Ok, così le posso riutilizzare, non c'è un limite di carte in mano, cioè io ho tutte le carte a disposizione e poi c'è Game Power, io posso farlo due volte. Game Power cosa vuol dire? Scelgo se voglio ogni volta un minor o un major power, che sono delle carte che vedremo tra poco, ne prendo quattro, ne scelgo una, le altre tre le scarto, molto semplicemente. Se scelgo un major, come al solito ne prendo tre, le scarto. Per prendere il Major Power in mano devo dimenticare per sempre una carta che ho. Quindi la distruggo proprio, ok? Quindi ogni volta che prendo un Major Power, il numero di carte che avrò in totale sarà sempre lo stesso. Quando prendo un minor, le carte che ho aumentano. E puoi anche rimpiazzare un major con un minor, ovviamente. Puoi, puoi rimpiazzare un Major? Cioè puoi prendere un Major rimpiazzando un Minor o rimpiazzando una delle tue carte base. Mm. Ok. Questo, poi abbiamo ad presence. Ad presence è la parte <coughs> molto importante. Noi potremmo avere della presenza sulla board. Quando avremo un, un segnalino abbiamo una presenza, ok? Se ne abbiamo due abbiamo due presenze diventa un luogo sacro, ok? Ci sono alcune azioni, cartazione che si possono usare solo da luoghi sacri, mentre altre da dove è la presenza, ok? Quindi può cambiare in base anche alle carte, dovete capire voi dove conviene farlo. Altra pic piccola cosa: se qua ci fossero già 5 nemici, andare a mettere il mio segno presenza lì se non ho qualche carta o qualcosa che so che riesco a distruggere un po'. È pericoloso, perché se loro attaccano lì, eh, mi vanno a distruggere subito il mio segnalino. In ogni caso, add presence. C'è tra l'altro in questo caso un più 1, un più 1 vuol dire che posso aggiungere la presenza a distanza 1 da dove sono, quindi in questo caso io se avessi la mia presenza iniziale qui, a distanza 1 vuol dire che lo posso mettere in queste qua circondano, che circondano. Eh, in questo gioco l'adiacenza è anche se si toccano solo con la punta, quindi questa è adiacente a questa, ok? Quindi distanza 1 anche qui va bene. Questi segnalini, questi dischetti, tra l'altro sulla board saranno tutti qua. Ok. Ogni volta che li prendiamo, dovremo prenderli dal, dal, più a, dal quello più a sinistra spostandosi verso destra. Perché man mano che li prendiamo andranno a sbloccare delle cose, ok? Ad esempio, sotto sblocca quante carte puoi giocare. All'inizio, ad esempio, io posso giocare una carta. E sopra indica quanta energia genero ogni turno. All'inizio genero solo un'energia ogni turno, man mano che sblocco quelli sotto, quello che succede è che posso giocare più carte in un turno: tipo posso giocarne due, ad esempio, pelle può giocarne da subito due ogni turno. Perché non può fino più per giocarne tre. però ci vuole più tempo per giocarne tre. Mentre a me basta sbloccarne una per arrivare a due, sempre a 4 nel, nel gioco 3. Quindi, però tu parti prima. E anche come energia, tu ne generi due. Io parto da una. Io parto okay. da zero. Tu parti da zero. Adesso vedremo perché cioè, ci sarà comunque qualche bilanciamento nel tuo <coughs> personaggio. Partono tutte coperte. So. Uh, no, parto le prime due, la... cioè la prima la... di ognuno, è scoperta e poi adesso ci, il gioco ci dirà di mettere in realtà qualcosa in campo in base al tipo di spirito, c'è cioè la setup iniziale e quindi <coughs> partirai con almeno una o due in più scoperte ok? dopo mm. quando faremo il setup lo vedremo e scusa questi qua? ah questi sono X sono X, perché ogni spirito cambia il numero di... tipo vedi, ah, lui, okay, lui certo. ne ha di più rispetto a noi quindi lui ne può sbloccare di più. Anche io ne ho, ne ho di più rispetto a te. vero, li... io sblocco queste e queste quindi non le userò mai. Poi non le userai mai, non c'entrano niente. Li puoi rimettere nel box informazioni. Allora, dicevamo: eh, quello sopra invece ti permette di fare energia per turno o generare gli elementi. Gli elementi vedremo che servono per usare, ad esempio, i poteri innati del proprio spirito. Ok. E i questo qua non, tu aria, non, tutti non tutti ce l'hanno aria luna in ogni caso tutti <ride> potranno generare il potranno generare tramite questi i... dei poteri tipo in questo caso questa carta genera la foglia e il fuoco aria e fuoco e, boh, le, e le, le unghiate sì non, so, non, non mi ricordo i nomi comunque saranno montagne è una piuma sono per un no quella sopra per l'aria no l'ultimo per... io stavo parlando l'ultimo attacco l'ultimo è, anim è animal Animal. sono dei graffi dei graffi infatti sì. mi sembra detto infatti i graffietti comunque ma è l'energia è un pool comune no no ognuno ha il suo infatti per quello tu hai il tuo energy per turno che guadagni tu hai il tuo ognuno ha il suo energy per turno e quando la usi la energia eh, se mi fai andare avanti te lo spiego dopo il growth quindi guadagni l'energia tipo in questo caso io guadagno un'energia dopo che tutti abbiamo scelto una di queste di queste tre abbiamo guadagnato energia pescato carte aumentato la nostra presenza eccetera tocca a questo punto fare il gain cioè il gain cioè il growth il choose power il choose power Ok, Il choose power vuol dire in base a quante carte possiamo giocare, tipo in questo caso io potrei giocarne due, scelgo le due carte da giocare e le metto qua, okay. in realtà magari le scelgo parlandone con gli altri, per poter giocare la carta devo pagare il costo indicato qua di energia, tipo io per totale, giocare 0 più 1, in questo caso devo pagare 0 più 1, quindi prendo 0 e lo metto su questa carta e 1 lo metto su questa. Così sappiamo che ho pagato entrambe le carte. Dopo che abbiamo tutti giocato le, nostre, le carte che vogliamo giocare per quel turno, barra che possiamo e pagato l'energia, andiamo alla fase successiva. Se vedete qua, Spirit Phase, poi c'è un, uh, un simbolino di un uccello, poi c'è Invader Phase e un simbolino di una tartaruga perché le nostre simpatiche carte hanno qua una cosa molto importante, la velocità che è il primo simbolo che c'è, dove se c'è un uccello vuol dire che aggira la carta prima del turno degli invasori, se invece c'è una tartaruga girano dopo gli invasori. Poi questo indica a che distanza puoi metterlo. Quindi fino a distanza 1, da dove, da dove hai un, una tua presenza, chiaramente. E se ci sono i due simbolini presenza vuol dire solo da dove hai esatto. presenza. Esatto, tipo in questo caso la sua dice solo dove hai un, un santuario, a cioè partire, dove hai due presenze. Cioè a, partire, a partire da lì, da lì a fino, a, fino a distanza 1. Puoi anche farlo nella regione sì. stessa. E poi target land ci può essere any. Ma Quella è presenza, o perché è un simbolo diverso. Perché sono, un, sono due presenze allo sopra l'altro, detto che è il santuario. il ah, santuario, due. Sì, esatto. Okay. Questo qui, Target Land Any. Ok, mm -hmm. ma Se al, anche col al, tipo questo qua col funghetto, posso fare un, come target solo un, una zona in cui ci sono i Dahan. Oppure può esserci tipo sand, cioè può esserci anche wetland, wetland invaders dove ci sono degli invasori, eccetera. Mm. Tra l'altro. Tornando sulla mappa è anche importante distinguere questo. Qua c'è l'oceano, qua c'è l'oceano e qua possiamo supporre che ci siano delle scogliere, è cioè, inaccessibile, ok? Ora, tutte quelle a contatto con uh, l'oceano sono zone costiere, mentre sono zone inland interne, tutte quelle chiaramente non toccano l'oceano. Questa distinzione è importante perché. Ci sono sia carte che interagiscono con una zona o con l'altra, e anche alcune fasi degli invasori possono agire solo su una o sull'altra. Okay? Uh, poi, tornando invece alle nostre carte, dicevamo: uh, abbiamo questo qui, velocità, range, target land. Se sono soddisfatte queste, nella fase. Eh, adeguata tipo... solo una cosa il range è sempre da dove tu hai un, una presenza sì. o un santuario eh, o un, un santuario sacred land in base a se c'è cioè, il simbolino qua sotto invece indica il eh, quello che l'effetto tipo in questo caso push up to 4 dan spingo 4 dan o Uh, se, gli se gli invader sono presenti aggiungi due paure Tipo se io usassi questa qua, questa carta Ok E ad esempio la usassi uh, Tipo non so Io sono qua Ok La uso su questa Posso pushare i dahan Pushare vuol dire risposto di una, in una, di una regione adiacente Anche diversamente Magari uno lo metto qua e uno lo metto qua perché Push per... si intende anche pull, in caso. No, pull, c'è proprio pull. Ah, okay, quindi deve essere una direzione che si allontana dalla tua presenza. Da dove hai scelto. Cioè, io sono <coughs> qua, qua è a distanza 1, questa è a distanza 1, da qui faccio un push, quindi... No, però intendo il push lo puoi fare anche di qua. Sì, perché tu, okay, okay, tu, okay. tu la, la cosa la fai sempre su una regione. La regione che ho scelto è questa, quindi il push lo faccio da qua. Mm. Chiaramente può venire anche verso di me, perché... Me magari me li sì, spingo qui Nel senso che l'origine del push non è dove sei tu, ma dove sono loro. Nel target. Sì. sì, esatto. Il target che hai scelto. Se ci fosse stato invece pull e io sceglievo questa, invece potevo fare il contrario, potevo pullarli, prenderli da qui verso qui. Ok. Oppure, in questo caso potresti fare la stessa cosa, in ogni caso potresti scegliere questa e spostarli di là. Esattamente, perché però se volessi prendere questi, questi qui da. cioè io non posso farlo perché distanza 1 scelgo questa e questi non posso pullarli okay. con la mia carta, no? Però se avessi anche una cosa qui da qui potrei spingermi. No, sì, sì. Ok, uh, oppure qua dice, se gli, ci sono degli invasori fai due paure. Se avessi scelto questa che contiene gli invasori, facevamo due paure. Che sì, che è sempre, Beh, un sempre una cosa buona, noi vogliamo fare paure. Eh, ma tipo questa che c'è sia un invasore che un dan, puoi scegliere? Oppure... C'è un orbedi, oh. quindi non puoi scegliere. Oh, fai... Or. Or. Fai or. Una o fai orbedi. Oh, o l'altra o l'altro. Ah, pensavo che l'IF poi dice No, non c'è un IF, c'è un sì, sì. sotto C'è un IF. <ride> Ma c'era un ciclo wild ah, no, qua dice se gli invasori sono presenti, puoi fare due paure. Perché, se no, se ti desse sì, due sì, paure sì. gratis sarebbe troppo forte come carta. Ok, okay. Uh, altre carte tipo uh, altre carte le vediamo dopo man mano che escono, comunque. Ti servono delle carte. Inoltre, <coughs> le carte generano come dicevamo prima, questa energia perché a cosa serve? Ogni spirito ha dei poteri, se tu hai guadagnato quell'energia, tipo se io ho almeno quattro foglie e un uh, animale, intanto con quattro foglie questo potere diventa un, uh, veloce, di base è lento, ma può diventare veloce nel mio caso. E anche questo, con quattro foglie, questo potere può diventare veloce anziché lento. Cosa importante, il mana che generi è solo tuo, ma non si consuma, cioè tu ce l'hai per quel turno. Questo cosa vuol dire? Che se io ho quattro foglie, entrambi questi poteri diventano veloci, perché non devo averne quattro più quattro, otto, ma me ne bastano quattro per far diventare entrambi veloci. Ok? No, no, eh, infatti, tipo, un'altra cosa... Questo qua di, di pelle. Se lui ha una luna e una foglia, guadagna un terrore. Se avesse due lune e due, cioè piume. due piume, può fare questo. E in più può fare questo perché sono mh, soddisfatti. Sono soddisfatti entrambi i requisiti. i requisiti. Se avesse addirittura non so. Uh, Tre, tre lune, tre foglie e tre cose. Tu potresti fare questo, questo, questo e <ride> questo, questo e potresti attivarli tutti, potenzialmente. Okay. Se avessi abbastanza, <coughs> ma solo i poteri innati usano questa energia. No, ci sono alcune carte che possiamo prendere. Da ah, ecco perché da io qui. genero tipo foglia e animale, che qua non mi servono a niente. Mi... Eh, ci sono carte che potremmo vedere dopo, cioè che potremmo trovare dopo, che ci danno altre cose. In ogni caso. Le carte servono per questo, fare danni, spostare, uh, difendere, eccetera, ok? E si possono attivare o prima o dopo. Le carte che si attivano prima sono quelle con il coso, con l'uccello, poi c'è l'invader phase. Nell'invader phase, allora, c'è <coughs> eh, una, una prima fase eh, che per adesso non la vediamo dopo. Come anche la fase FIAR, la vediamo dopo. Guardiamo prima la fase che capiteranno più spesso. Gli invasori ogni turno faranno un'azione. Ok? Un'azione di explore, build e, ra e ravage. Eh? Ravage. 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 Giriamone tre adesso per vedere. Quello che farebbero in questo caso è Ravage in tutte quelle con questo simbolo, build in tutte le montagne ed explore in tutte le zone sabbiose, ok? okay? In tutti i deserti. Cosa vuol dire? Partiamo dall'explore, che è il più semplice. L'explore serve per aggiungere presenza all'interno della mappa. Uh, L'explore mettono. Uh, un Explorer che sono questi omini qua, ok. In ogni regione del tipo, tipo in questo caso è uscito Sand, la mettono in quella regione se uno, Sono adiacenti a un, a un oceano, ok. Tipo questo è adiacente a un oceano, potrebbero averlo. Due, Se sono adiacenti a una città o un paese, quindi questo è adiacente a un paese averlo se non ci fosse questo paese qua non metterei l'esploratore ok e tre se c'è lì se c'è lì anche se qua non ci fosse ma qui chiaramente c'è un una città io l'esploratore lo metto e il fatto che ci siano dei danni niente, non c'entra niente no no c'è una città fai sia la città che gli adiacenti il Mm. Sì, di quel tipo. Ne, in, ogni, in ogni caso ne, puoi mettere, ne metti uno in ogni paese, non, non, non sono cumulative, cioè non è che sì, qui, qui, non è che ne metto... Sì. tipo qua... qua ne metto due o ne metto uno? No, sempre qua ne metti ne uno, metti uno qua, qua e uno qua. Uno e qua uno perché c'è il un paese, uno qua perché è adiacente. Esatto. Qui ne metti... Ma ne metteresti uno qua, anche se qua non ci fosse, perché qua è adiacente a questo, anzi ne metteresti uno e uno... Eh, cosa so cambia proprio. con la città allora? Niente. se ci fosse una città eh. qua? Non cambia niente. A parte che non può esserci una città, e un villaggio, credo. No, no, può esserci, si può esserci. Se sì, fosse cambi. così, Non sì, sì. cambierebbe niente. Non cambia niente. Se c'è una presenza... Sì, semplicemente, ragazzi. se c'è una città o un paese, metti il Poi non non, questi qui cambiano per altri motivi. Ma per l'Explore è uguale. Per il, tua, no. cambiamo, per il build cambia. Per il build cambia che... Quando fai un build, se c'è della presenza loro, chiaramente, qua non c'è la loro presenza, qua c'è la presenza, se qua ci fosse... Un esploratore ci sarebbe la presenza, se c'è la presenza upgrade due condizioni. No, non è upgrade uh. costruzione uno se il numero di città è uguale al numero di paesi, si mette un paese. Tipo in questo caso ci sono 0 paesi e 0 città, quindi il numero è uguale si mette un paese. Se il numero di paesi è uh, maggiore al numero di città, si mette una città. Quindi fa paese città, paese, città, paese, città, ovviamente sì. così, in eh città così. In <ride> cosa cambia tra paese, città, eccetera? Lo vediamo ora con il ravage. Supponiamo che questi siano qua, questi tre, ok. Così vediamo l'ultima parte più importante. Il ravage vuol dire che loro attaccano, ok? Come Nelle zone chiaramente indicate dalla carta. Oh, ciao Marco! Sì, non ti preoccupare, riporteremo root. Stiamo aspettando adesso che le persone con cui gioco di solito root tornino a Torino, ma ricominceremo a portarlo presto. Allora, dicevamo, qua ognuno di questi fa un certo numero di danni: l'esploratore fa un danno e ha un punto vita, il paese fa due danni e ha due punti vita, come si vede anche dal fatto che ha due casette. Mentre la città fa 3 danni e ha 3 punti vita, come si vede dal fatto che ha 3 casette. Smart. Ok? Quindi in questo caso loro farebbero 3, 4, 5, 6 danni. Ok? okay. Se fanno almeno 2 danni, si aggiunge uno di questi, qua. Ma i danni a chi li fanno? Adesso alla terra, alla ter okay. danni. danni alla terra in generale. Ok, di danni. Quindi, cioè, quindi se c'è almeno un paese, fai sta roba. Se metti questo e in più lì c'è già uno di quelli. C'è già una rovina. Se ne mette uno adiacente, secondo me okay? regola. Dove vogliamo, Dove vogliamo noi, però, se in quella lì <ride> ce n'è già uno. E met nel metodo adiacente lo mettiamo a catena, a catena quindi questa cosa può degenerare molto velocemente Benissimo. se non facciamo attenzione va tutto in barca può andare in barca molto velocemente okay. in più dopo che hanno fatto danni alla terra e quindi se ne fanno almeno due mm. danneggiano fanno anche <coughs> danni ai dahan se ci sono in questo caso ci sono ogni dahan ha due punti vita questi qui fanno sei danni questi dahan muoiono se fossero stati loro... avrebbe fatto tre danni... tre danni vuol dire... uno subisce due danni e muore... l'altro subisce un danno... e rimane a un punto vita... si gira a, a, a in giù. è, è permanente capottato. il danno... no... alla fine del, della game phase... si recuperano tutti quelli... che sono danneggiati dai Dahan... dopodiché... i Dahan... sopravvissuti attaccano... e fanno due danni ciascuno... quindi questo fa due danni... e noi possiamo decidere... come dividerli... quindi fare ad esempio un danno è distruggere questo oppure fare due danni e distruggere direttamente questo paesino ok se ci fosse la città fa due danni un danno si gira così per far vedere che sono due due, due città ancora e quindi ha due punti vita quando è un danno così si vede solo una città sopra cioè un una casa ha un punto vita e poi muore uh, quindi Fanno i danni loro. Quelli che sopravvivono contrattaccano e fanno danni. Alla fine della game phase, le case rimangono danneggiate, ma i Dahan ritornano quantomeno in si rimettono in piedi, poverini, visto che sono già. Ancora nel senso di girarli. Se tanto poi ritornano in piedi, perché magari ci sono altre cose che fanno danni e... prima del prima della fine, sì immagino che tu ora stia per spiegare cosa succede se c'è la presenza nostra il Esattamente E infine Sempre riferito all'attacco Se loro attaccano e fanno almeno due danni E quindi mettono uno di questi Tolgono una presenza a, a ciascuno Noi possiamo essere più persone nella stessa zona Perché magari ci può comunque aiutare uh -huh. Qui tutti noi perdiamo una presenza Uno, due, tre se ne vanno Nel mio caso ne rimane uno a me E... Le vostre vanno via. Queste che vanno via non ritornano sulla board. Quindi, la mia non la rimetterò qua. Ma viene eliminata dal gioco. Quindi, da un certo Sono punto di per indigia, sì, da un certo punto di vista è un vantaggio perché non mi va a rallentare. Mm. Ma dall'altro punto di vista vuol dire che io avrò meno presenza per sempre nel gioco. Mm. Perché ovviamente quella lì l'ho persa per sempre. Quindi bisogna fare attenzione a non farlo. Quindi. Ovviamente, cerchiamo di non espanderci dove sappiamo che sta per arrivare un attacco. Cerchiamo di mm. circondare, attaccare da fuori in modo che non ci distruggano. Ok. Ma è la difesa? La difesa: se qualche carta vi dà difesa, semplicemente assorbe i primi N danni. Tipo, ad esempio, okay. se abbiamo una carta che dice difesa 3, <coughs> eccola qua. Bravissimo. Questo qua rimuove un Blight e in più difende 4 Cosa è un blight? Uh, Queste le rovine. Ah, ok. Il simbolino non si riconosce molto, Infatti... ma è questo. Quindi rimuove uno di, que di questi simbolini qua e in più difende 4. Vuol dire che se eravamo nella situazione di prima in cui questi facevano 6, 3, 4, 5, 6 danni, in realtà ne fanno solo 2. Comunque bastano a mettere un altro blight, però poteva andare peggio. Poteva ah, piovere. Poteva piovere. In questo caso ucciderebbe solo un Dahan anziché uccidere tutti e due. Ok. okay e questa carta è tua. Ok. Sembra forte. <coughs> eh, sembra abbastanza forte. Ma le città forte. anche si rigenerano a fine turno? No, no. Okay. Cos'è il simbolino, sembra una specie di prete? Guarda up ah, questi qua sono questi qui. Ah, ok. Sembrano quelli di... Uololo! <ride> Sono gli invasori. Eh, okay. Quindi, get rap. Ecco, rap è il pool. Raccogli okay, okay. da zone adiacenti. Anche qui uh, puoi raccogliere tipo get rap. Uh, due dan. Tu puoi raccoglierne uno da qua e uno da qua. Ok. Perché li puoi raccogliere anche lì? Magari perché stanno per attaccare, sai che non sopravviverebbero e disposti. Perché, sposti. ovviamente, non è che sono infinite anche i poveri Dan, è una civiltà. Ma i Dan, di fatto, cosa fanno oltre a star lì? Eh, niente. Cioè yeah. dobbiamo proteggere, ogni... Sì, li protegge ogni tanto contrattaccano. O noi possiamo avere carte che però li fanno attaccare. Ah, ok. Quindi diciamo che tipo io gi eh, gioco cioè, molto tipo su. Tipo questo mi dice: Se la, la terra target ha tre funghetti, fai più tre danni e due paure. Vedi, Quindi ci sono io... carte. Infatti, okay. lì poi man mano che giochiamo yeah. vedendo le carte capiremo come certo. interagiscono tutti. Dobbiamo poi. Mi ricordi cos'è questo simbolino? Quale simbolo? Quello lì, del, quello lì Il teschio. Mm. è questo qua. Ha ah, paura. È fiar, ok. È un teschio. È un teschio sembra... con la paura fa... È un teschio di Star Wars. Ma dove cazzo è? Dove è, dici è. Tu? A me sembra uno scudo con due spade dietro. Però ok. Vabbè, ognuno ci vede quello <ride> che vuole, un po' come le maniche un po' una bomba shank. atomica Vabbè, in ogni caso, in più ogni, ad, ogni, ognuno di noi parte da una zona, qua vedete che sono quattro zone separate, no? Cioè quattro board. <susurra> ognuno di noi partirà da una propria board, però poi possiamo espanderci in tutte le altre, no? Cioè tutti collaboriamo, è semplicemente la nostra zona di partenza. Uh, per comodità, chiaramente ognuno di noi partirà dalla, dalla zona che è più vicina, quindi io partirò da qua, a Pelle, da qua, Marco e Matteo. Come si parte, sul retro c'è cioè scritto, ad esempio, nel mio caso, oh no, metti, adesso uno giro. <ride> metti due... Infatti, io so quello che io ho detto bene. di non, di non girare... Di non, di non Ma le mie sono magnetiche, guarda. Che forte. <ride> mettete due... Mm. Mettete due presenza sulla board, in, nelle due zone con più, la con più uh, Dahan. Tipo, nel mio caso il mio setup mi dice di mettere una presenza qua e una presenza qua perché sono le due zone con più daham io ho highest numbered send qua le, le due send che hai te sono queste due quella con il numero più alto e questa perché ha 6 yeah. e ne metti due, quindi tu hai già un punto sacro ok, e le, poi le le, le metto togliendole come da qui? come vuoi a tua scelta, vedi ah, cosa le quindi messia, messia. Non sono quelle altre, mi sono tolto le tasche. No, quelle altre le puoi buttare via. Ok, le okay. buttare via? No, perché magari poi cambi la prossima volta. Però. <coughs> mi conviene eh... CarPlay o Energy Turn? un'ottima domanda se lo stanno chiedendo tutti in sala eh, io, ecco. per, io, io nel dubbio faccio 1 e 1 così eh, ma io ne tolgo 3 e quindi 1 e 1 io farei energia nel, nel tuo caso no eh. ah no fai 1 no così hai più carte fai così io farei così come hai fatto ora. però se puoi una abbastanza mana per giocarle beh però ne fai 3 poi hai questa qua che puoi farla che ti dà 2 2 okay. mana in più allora facciamo così secondo quindi me 2 ne nella highest mountain che sarà questa immagino e una nella highest jungle Esattamente, e tu invece come facevi? 2 nella HiS Jungle e 1 sul 5. Ok, a posto, proprio sul 5, quindi indipendentemente da cosa contenga, interessante. Ora, eh, il gioco, prima di cominciare, fa fare un turno ai nostri amici esploratori. Ah. Ma queste carte noi... Portiamo, questa è la, questo, questa mano. È la tua mano iniziale sì. questi token che abbiamo servono solo per ricordarti tipo tu hai un... abbiamo tutti un'abilità un speciale o delle carte che possono dire su una certa terra fai qualcosa tipo mm. tu magari hai quella che dice difendi una terra però magari quando giochi la carta quando i nemici attaccano te ne dimentichi allora si mette questo perché così quando loro attaccano dici perché c'è questo? ah sì perché stavo difendendo e eh, te lo ricordi okay. quindi sono solo dei reminder e per quando noi quando sarà il caso ci, ci ricorderemo va bene. Okay. Uh, questa carta è... ce ne sono due quindi sul retro possono, potrebbero esserci dei retri diversi e il setup è sotto sulla carta in questo caso si mettono due di questi per ogni giocatore quindi ce ne sono otto prima di girarla e quindi avere cose brutte speriamo di non girarla se riusciamo a non girarla siamo molto figli Possiamo leggere i poteri delle persone? Sì, i poteri dici Special Rule? o? Facciamo prima power? entrambe le cose. Facciamo solo il primo il setup sì, sì. e poi lo leggiamo. Il setup finisce con l'azione loro che, che fanno un explore in queste terre qua. Che quindi vuol dire che mettono <coughs> un esploratore nelle zone vicino al... all'oceano dove c'è una casetta o adiacente a una casetta quindi tendenzialmente in questo ovunque. momento ovunque eh, sì. quindi si sono già diffusi un sacco e al prossimo turno costruiranno su quelle esattamente terre. questo qua tra poco scorrerà e, e così via quindi man mano che è, si gira advance invader cards quindi ok sì, adesso quello che succederà è che noi faremo spirit phase L'azione. Poi ci sarà l'invader phase In cui faranno costruzione Si vedrà dove esploreranno di nuovo <coughs> Ci sono delle Queste carte tra l'altro migliorano A un certo punto ci sono carte che fanno su due Tipologie alla volta Quindi migliorano. sia Send che Per loro, per loro migliorano mm. Va bene leggiamo i poteri Parto io Io sono un alleato dei Dahan Quindi io devo collaborare molto con i Dahan Ehm e io posso muovere la mia presenza con i Dan. Quindi io ho cose che fanno muovere i Dan. E quando muovo i Dan posso far muovere anche la mia presenza. Uh... Ok, e tra l'altro anche se lo fate voi. Cioè, anche se voi spostate un Dan, io posso aggregarmi sì, e spostare la mia presenza. E in più, Sword to Victory per ogni Dahan distrutto dagli invasori uh, che stanno facendo un ravage su una terra. Uh... Ravage è mettere le cacchine. Sì, no, sì no. attaccare loro, attaccare Se sulla, sulla strada. Terra... Ah, terra. tra l'altro è, è bruttissimo perché tenete, tenete, io so, vo non voglio che loro muoiano. Quindi, per ogni Dahan distrutto, devo ri di di rimuovere anche una mia presenza. Qualunque Se sei da in, sulla, sulla A distanza 1, 1. Ah, a distanza 1, quindi, tutti, quindi, <coughs> quindi pesante. Quindi io devo, cercare devo cercare di salvare i personaggi. devo cercare di salvare i Dahan a tutti i costi. È così che questo gioco non fu più collaborativo. Vai! <ride> Beh, siamo allora. tutti a di non sopravvivere, credo. Sì. Eh, mm. Il tuo potere non causa mai danni e allora. non può distruggere niente, <ride> <ride> oltre ai tuoi stessi influenze. Il tuo potere, credo, intenda in generale. Anche le carte che gioco, tutto giusto? I tuoi powers in generale, sì. Sì. quando un potere eh, dovrebbe distruggere o fare abbastanza danni per distruggere un esploratore, un villaggio o una città genera 0, 2 o 5 paura, mi e è qua mi attacco per dire quando noi invece distruggiamo se distruggiamo un esploratore non gliene frega niente a nessuno. Se distruggiamo un paese, facciamo una paura. Una paura se facciamo una città, ne facciamo due. Lui invece ne fa 2 e 5. Non la distrugge, ma fai 2 e 5 paura. In più eh, il potere spinge tutti i, gli omini e i villaggi che avrebbe distrutto. Quindi li sposti in altre zone. Li sposto. Sarà utile? Non lo so. Beh, so, so, è utile se di sotto tu magari li sposti. Io posso fare tanti danni in una zona, tu li sposti, mm. me li raggruppate poi io faccio tanti danni e li faccio fuori, per esempio. Qui dice poi... Un, un singolo potere non può distruggere un invasore più di una volta i poteri che causano danno via mh, Paura. peoni di merda <coughs> sono, sono come gli altri e eh, sono affetti <coughs> dalla stessa regola quindi probabilmente io non posso uccidere questo e spostarlo qua <coughs> e poi farlo uccidere di nuovo eh. però io non è che li uccido dovrebbe uccidere, nel senso, esatto, non puoi sfruttare per fare combo che lo stesso lo distruggi tre volte. Però lui non muore, quindi io lo sposto per fare paura, però non muore e non può essere ucciso da nessun altro. No, gli altri sì, no, te non puoi fare una cosa che tipo. Uh, se qui, lo distruggi, lo sposti qui e poi con un'altra carta attacchi qui, lo distruggi di nuovo qui. E lo... lo dice Powers. Ah, Powers. Quindi se faccio attaccare i peoni. Ok, ho capito. Ho capito. E poi come poteri ho che posso girare a faccia eh, in su una carta paura. Il target spirit guadagna un eh, elemento, se ne hanno almeno uno. Quindi ah, que questo qua serve elementi. per... Ci, se, cioè fai girare la carta tipo in cima e noi sappiamo qual è l'effetto che ci darà, quindi ci... Ah... No. Okay. Infatti dice, verrà guadagnato nel, nel modo normale, cioè quando giriamo tutte le 16 paure sotto, però almeno sai che cosa ti, ti attende. <coughs> Cioè, scusa, qua vuol dire che io sicuramente adesso al primo turno perdo uno di questi. Ah no, arriva solo. Okay. Oh, vai. E poi ho che <coughs> in base a quante energie ho posso fare paure. Quindi ho fino a tre paure per turno con questo Night Terrors. Allora, la mia special rule dice difendi tre in ogni terra dove hai un santuario. Quindi ogni volta che hai due tipo qua difendi tre. No, tu qua tu difendi tra. Eh Qua tra l'altro dovrei fare un pallino perché quei due colori per me. Vabbè, non importa. Io non vi distinguerò mai tra voi due, quindi dovete aiutarmi voi. Poi. Io sono quello viola. Io quello blu. <ride> Il Nate Power dice: una volta in, per, in questo turno, lo spirito target può repeat one power card. Immagino rigiocare. Una... Rifeti tutto quello che c'è scritto sulla carta, ok, con energia che costa meno 1 um, o meno, e poi migliora diventando 3 o meno, 6 o meno, ok, Matteo. Allora, la Special Rule dice che quando uso un potere posso usare un'energia per targettare una terra con dei danni, indipendentemente dal range. E il mio potere innato è che posso attirare esploratori, oppure distruggere fino a due esploratori e fare una paura per esploratore distrutto, oppure fare tre danni in una land. E fare un, una paura per invader, distruggere. Questa è un'azione veloce, a distanza 1 dal mio santuario. Ok. Allora, direi di iniziare. Iniziamo in che modo? Uh, hm? C'è un ordine? No, ognuno... Simultaneamente, dice. Simultaneamente, però facciamo eh, con calma all'inizio, no? tipo ad esempio, io parto da scegliendo questo. Quindi guadagno 4 potere perché ho scelto questo e poi posso aggiungere una presenza a distanza 1. Quindi, ad esempio, metto eh, una presenza qua, ok, Chiaro. dopodiché, Uh, io ho fatto. Fai anche te. Io faccio questo, guadagno una power card. Quindi scegli minor o major, direi che. io scegli minor. Di quella te ne scegli una e passi, lo dopo. guardi dopo, esatto, metti... E poi metto questo. Non lo posso mettere da qualche parte. Lo puoi mettere a distanza 1 da dove c'è la presenza. Tipo io l'ho messo a distanza 1 che era no, no. Quando... ricordami Come cosa mi è abbiamo. utile avere questo per il range delle mie dei yes. miei power, più che sì. altro. tu guardi con tipo qui è... se non hai, abbiamo un modo per ripulire togliere e togliere il blight è pericoloso no? perché rischi okay. che stiche... okay, uh, cioè diciamo che dipende dalle carte che hai. No? Tipo io ho una carta che mi dice che posso attaccare dove c'è il mio dove c'è la mia presenza, e quindi lo metto qua. O magari lo potrei mettere qua. Gli innate power sono O, oh, O, oh, O, oh, giusto? No, no. Se tu hai abbastanza cioè, energia... se io ho 4, 3, 2, posso, so, posso fare tutte e eh? tre, Sì. Ok. Forse. Oh, sì. Peccato beccato proprio. Ah... Non so bene che cosa. Ma come si tiene traccia di quelle allora, carte che giochi adesso le hai in mano quelle ah, carte okay. tu man mano vediamo, che le giochi le giù per comodità? Okay. No, è perché le, le carte che metti giusto sono quelle che giochi e poi ci mettiamo sopra il mana okay. per quelle. Quindi... Questo cosa è che è? E quello diceva se è solo per reminder, tipo lui che ha difende 4, io mette sopra così non si dimentica. Difende 3. O oh, perché... Uh, quale fai? Fai 3 questa, quindi? Eh, boh... Ehm... Metti presenza e fai energia. probabilmente eh, sì, oh. sì. A distanza 1, oh, da dove oh, sono pe già. Oh, pe sì. perché tipo questa tu, questa qua, no? Uh, ti fa mettere un'altra presenza a distanza zero però in questo momento o faccio un santuario qui ma, non, non, ma mi non serve adesso niente esatto questo santuario forse non ti serve forse ti conviene magari iniziare già a espanderti da qualche parte e quindi ti conviene fare quello che ti, ti, ti permette di espanderti ad esempio può aver senso espandermi qui se hai un modo per. Noi sappiamo adesso. Quello che sappiamo è che costruiranno in tutti questi posti. Quindi chiaramente, se riusciamo a distruggere cose tipo. Se distruggiamo io questo. lo senza problemi. Se lo riesci a ammazzare prima che tocchi <coughs> a loro, ovviamente loro li non costruiscono. Quindi anche quello è, è utile. O tipo, io so che qua costruiranno e non, potrò, non posso fare niente per evitarlo. Ma magari posso cercare di. Però ad esempio io non attacco, ma a me invece forse conviene difendere. Tu non attacchi, ti conviene difendere magari andare quindi verso dove... Sai che a un certo punto qua attaccheranno, quindi magari ti puoi mettere qui per iniziare a buildare per difenderti. Così quando attaccheranno lì tu sarai pronto per difendere. E eh, infatti mi sa così. Quindi tolgo una da qui. Esatto. Tolgo questa. Così potrei... E eh, la metto... E eh, la metto qua ok e, e poi guadagni 3 2 2 l'energia però finisce cioè si scarta a fine turno no no a quell'energia resta sempre e quella è che giochiamo sì, sì, le il tuo pool di energia adesso lo vediamo cioè quindi okay. questa dopo è l'energia dopo che abbiamo fatto tutti base... questi dopo aspetta dopo abbiamo fatto questi c'è la fase di guadagno energia l'ho finito io eh, spe... ah ok pensavo non poteva avessi... farlo per quello ti chiedevo ok questa è l'energia che abbiamo sempre e quelle, que che, no, che, resta... quell che, guad quelle che guadagni? Turno, no, quella è l'energia che guadagni. Anche quella è energia che guadagni, infatti, c'è scritto ogni turno. Questa è l'energia che guadagni ogni turno. Tipo qui, nel tuo caso, guadagni 3 uh, energie ogni turno. Adesso, perché quello, e puoi giocare due carte ogni turno. Quindi, okay? io di base, guadagnerò 3 energie che restano nel mio pool. Ma se faccio la growth, ho 3 in più. Hai 3 in più, <coughs> e l'energia si accumula indefinitamente. Oh, esatto, mentre gli elementi oh, sono no, power. Gli elementi sono per quel round, per quel turno. Anche perché non avresti modo di tracciarli. Scusate, la 3 vero? Sì. Okay. Tipo, io, io ho una cosa particolare nel mio perché ho un elemento che adesso ho sempre. Io ho sempre una foglia. Mm. Druga. <coughs> va bene, una piuma. <coughs> allora, va bene. Quindi, sicuramente la cosa che mi conviene fare è questa. Per tanto, avere 3 dell'ergia in più in questo momento non mi serve. Tanto, io posso usare. Solo due carte. Quindi mi conviene metter, fare questa roba qua per usare tre carte. Ma tanto prendere tutta questa energia per adesso mi serve a niente. Quindi prendo un potere. Tra l'altro, tu lo puoi mettere fino a distanza 3. <coughs> Se faccio questa, ma faccio questa, così guadagno okay. anche un potere. E questa roba la aggiungerò. Le carte sono tutte. Okay. Ricordatevi anche delle carte, <coughs> delle mosse veloci o lente. Veloci prima che loro agiscano, lente dopo che agiscono loro. Mm, giusto. Perché oh, tipo, so... se tu uccidi un esploratore ma dopo che loro hanno <coughs> agito, <ormai> come <coughs> la costruzione l'hanno fatta. Non posso fare così? Invece, i, I... DAHAN quando è che attaccano? Solo quando allora, o hai delle carte tu che li fanno attaccare. Ok. Oppure loro attaccano se sopravvivono a un attacco nemico, quindi loro non sono mai attivi. Anche se sono cappottati. Anche se sono cappottati. Però se sono morti non, non possono più attaccare, quindi prima muoiono e poi quelli sopravvissuti attaccano. Domanda. Io adesso lo volevo mettere qua, ma ho pensato un attimo. Gli innate powers quando si triggerano? Eh, dipende dalla velocità. Ok, questo è veloce, ma... In base a cosa io ho questa energia? Perché sì. adesso giocheremo le carte. Quindi prima gioco ricordo. le carte. In base alle carte che adesso ho... faremo il Choose farlo. Power. Ah, ok. Choose Power, metti giù le carte che vuoi usare. Okay, allora. Paghi per le carte che, puoi, allora, che vuoi usare. non so fare questa cosa. Quindi tu fai quello e scegli una carta. <coughs> sì, scelgo un minor Grazie power. A eh? Grazie a sto gioco già. <ride> allora, quindi a questo punto ognuno ha... Fatto questo c'è la fase di raccogliere effettivamente energia. Okay. Io ne guadagno 2, tu ne guadagni 2, tu ne guadagni 4 e Matteo ne guadagna 3. Ok, e a questo punto iniziamo a scegliere che carte giocare. allora e poi io giocherò queste tre carte e metto già 3 mana qua e 2 qua, così so che l'ho pagato e non mi dimentico. Questo farà un danno? Quello quando No, adesso non fa nessun danno perché adesso loro costruiscono e esplorano. Non c'è ancora il Ravage. Ah, ok. Sì, perché il... siamo ancora nel primo turno. Da do... Quindi lo faranno dopo? Il prossimo avremo ancora... Abbiamo ancora un po' di tempo. Quindi per dire... Ok. Perché stavo... Cambia, è per quello ti dicevo, inizia a prepararti. No? Perché adesso loro eh, costruiscono okay, okay. e il turno dopo attaccano, e quando attaccano tu poi avrai. Quindi può aver senso fare: Invader skips all action in target land e fargli skippare il build? Beh, Sì, sì, può aver senso. Vuol dire che, che eh, un build. quello non builda. E... Un... Fa... Lui diventa un villaggio, qua... un villaggio, è quasi come se avessi evitato due danni, no? Ah. Perché loro quando buildano fan... faranno poi due danni, dobbiamo fare due danni okay. per distruggerlo, qual è la possibilità? Perché sennò no ho delle difese molto alte ma in questo momento non servono, oppure fare due danni, cioè posso fare due danni e ucciderlo. Puoi fare anche due danni e ucciderlo? O eh, a quel punto ti conviene magari fare due danni su qualcos'altro? Deve essere forse dove sei te? No. Perché magari due, due danni dann a distanza uno da dove ho un, uh, un santuario. Eh, perché due danni magari distruggi uno di questi più che... Ah ok, certo, perché tipo questo lo posso distruggere. Sì. Conviene. Co ovviamente dobbiamo distruggere tutto, però conviene cercare di... Uh, magari tipo le case no, sono quelle che ti permettono di fare cose su... cioè di mettere esploratori su tutti quelli adiacenti. Se noi togliamo queste due case, gli esploratori qua non ci possono più andare. Perché non siamo eh, neanche vicino al mare. Perché eh. non siamo vicino al mare, quindi devono riavvicinarsi. Quella esatto. invece che tanti funghetti ci sono, ok. Ma generare funghetti è una merda per me, giusto? Perché io <coughs> genero vicino a te. E il problema è bello. È, fare è, lui... No, no, a me servono. Io voglio funghetti. Tu vuoi e Se io <coughs> genero funghetti vicino a te, poi so... io tipo genero funghetti qua, no? Poi muoiono. No, 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 a parte che attacchi la. Qua, ricordati che de, attaccano solo quando c'è. Qui, e non è che tutti attaccano. Ah, eh, giusto, ma giusto. Quindi, tu genera. Io genero genera, funghetti come non ba, ci fossero domani. Dove ci sono funghetti, io posso fare danno. Quindi, se tu mi generi funghetti, io faccio Però fare danno. Oh, io genero un botto di funghetti allora. Funghetti! No, non è vero, sono sì. un paio di funghetti però guarda che perché io non li posso generare, ma li posso spostare, fargli fare danno, eccetera. Quindi io io interagisco in quel modo. Ok, quindi questo sicuro. Questo sicuro. Queste carte poi restano ah! restano in gioco. Restano cioè, restano giocate, però non le puoi utilizzare ogni cioè, turno. Sì, no? nel senso. Il... Alla <coughs> fine del round tutte queste scaccia. carte saranno negli scarti. Ah, quindi per attivare questi io dovrei giocarne più di una. Se lo vuoi attivare adesso? Sì, beh, il, il punto è che adesso siamo ancora scarsi. No, Man mano sì. che prendiamo carte ne puoi giocare di più assieme. Mm. E quindi avrai un pool di energia ogni turno, cioè in quel round mm. più, più grande. Ok, ok. Oh inquadrando anche perché adesso che ne ho uno qui Mi il prossimo turno tutte pesco una carta ne metto un altro così un santuario difendo tre qua esattamente okay. ok così tu distruggi l'altro e più li difendi no, difendo eh, esatto. ok chiaro <coughs> ma le... questi attaccherò solo a fine di fase ravage No, loro no, non attaccano mai, loro attaccano solo, cioè sì, sono i ravaggio se sopravvivono, però di base loro... Eh, non no, attaccano, quello che devo fare. Sì. Rispondono, sì. Solo, sì, rispondono la solo agli attacchi. Non attaccano nell'iniziativa un un'iniziativa a meno che non ci sono carte che li fanno attaccare. Allora io ci sono, devo mm -hmm. metterlo giù. Sì, sì. E allora possiamo anche comunicare, dire tipo io voglio fare questo, perché tipo magari lui dice... Io voglio mettere dei dahan Io dico. Ma se me li metti qua mi aiuta. Sì, non è come in altri giochi dove non si può dire un cazzo. Qui anzi, <ride> dire le È dalle. molto <ride> utile che noi collaboriamo tra di noi: certo. tipo, io quello che voglio fare qua adesso costruiranno, no? Ma io voglio spostare dei dahan qua per riuscire a distruggere tutto quanto, più, più dahan ho no? e più danni faccio. Quindi mi servirebbe chiaramente che, ad esempio, pelle mi costruisse dei, dei funghetti. Io quanti... so in generale due dahan a range 2. Quindi se me ah, mi costruisci oh, qua, io tutti questi quattro li posso portare qua a fare un sacco <coughs> di danni, per esempio. Famolo. Guardate un attimo che ho sbagliato perché non ho letto che sarà un santuario. Non solo range 4. Ah no, però aspetta, posso pagare un energy? E però no, questo qua è un santuario. Puoi fare un santuario qua, però adesso quando lo metti, <coughs> eh sì, però perché volevo tirare questo da qua e questo da qua e ammazzarli entrambi, ma non posso farlo. Quindi in realtà, cosa mi conviene fare? Infatti, come ve lo dicevo, la cosa più importante da cui fare attenzione è la velocità sì. perché. È molto facile sbagliarsi su quello e chiaramente cambia tutto. Mm. Ma sta cosa noi la possiamo fare così facciamo una roba... Il tap quando le usiamo? No, intanto ah, che okay. uso questa carta. Ah sì sì, mentre lui fa le cose, tanto questa è prima, quindi sì. questa qua lo fai... Le altre sono tutte e due dopo, quindi ho finito. Quindi queste due li metti qua. Io anche faccio questa qua che è veloce... <coughs> ah, merda, anche io ho fatto una cazzata. Queste energie le ottengo dopo o prima. Ce l'hai per tutto il round, già da adesso per tutto il round. Però la speed è prima. Ce puoi fare? No, per ah, okay, cioè, okay, sono attive per fare. tutto il round, con okay. tutta questa energia. Hai un energia! pool di mana Tipo, io faccio questo e dice, posso prendere un dan, quindi lo prendo da qui e lo porto qua. Ogni dan così raccolto che c'è qua dentro fa un danno a un esploratore, quindi questo uccide questo esploratore. Questa l'ho usata. E scarto anche la sua energia. Queste due invece sono lente. Le farò mm. dopo. Io tra l'altro ho una, due, tre, quattro aria. Quindi questi due poteri li posso distruggere. Distruggere? Mm. Cioè, li posso <ride> attivare. E ho un Oh minchia! Guarda che è fighissimo. E ho Posso raccogliere un dahan per ogni foglia che ho Cioè per ogni gra, per ogni... sì eh, Piuma Piuma, grazie, che ho <ride> E quindi faccio questi qua, raccolgo questi quattro dahan qua Così okay. Un sacco di funghi Dobbiamo fare un bel risotto qui. Ok Eh no, sono un secondo me perché sto cercando di contare ma sono lento Ok <coughs> di capire Se riesco a fare questa cosa, io vorrei prendere questi due. Ma domani devo andare anche a lavorare. Però eh, ricordiamoci questa cosa Tra l'altro, il gioco dice questa cosa qua. almeno già non faccio questo, però mi sembra. No, no, di no, no. l'urgenza della guerra. Alcuni <coughs> spiriti possono essere uh, in cioè Possono essere inclini a, a richiedere molto tempo per scegliere il, le power card. Uh, ma, la, ma. Cioè. Gli invasori non aspettano, no? E quindi non c'è il lusso di, di aspettare tempo infinito. E poi dice, quindi mettete un tempo se qualcuno ci mette troppo troppo. niente, scherzo un po' sul fatto che la gente si può perdere a pensare tanto. Ma non è il nostro caso. No, eh, non no. succede niente mai. Ma io devo spendere la cosa. Vabbè, allora... Quando la uso, Io dico, fate così. Mettete subito le le, le, la mana sulla carta, così non ci dimentichiamo di spenderlo. Sense. E quando la usi, lo scarti. Così <coughs> sai che hai fatto tutto. Hai una ciotolina che ci possiamo tenere qua col mana, così non dobbiamo sempre passarcelo. Ok, mm. eh. voilà. Ecco, così. Vai Matteo ci sei quindi qualche carta veloce? Io e lui che ho gioco l'attacco con la mm. gif io vorrei fare questa calcoli sì. che, <ride> che si esatto. passano avanti. Sì, io ho delle azioni veloci. <ride> Ma in realtà io sono troppo forte. Oppure ho pure già attivato questa. Non me ne ho accorto. Posso distruggere. Una città per ogni 2 dan nella target land. Eh, quindi in realtà distrugo anche questo: città o paese? Eh, paese? Un paese. In realtà con quattro una città. Un okay. paese per ogni 2 dan, quindi distruggo il paese quindi ho già ripulito quella cosa e non, non costruiranno. È fortissimo sto tizio. Finché ci sono i dati. Io vorrei Rocco, io vorrei girare una faccia, una fiara in faccia in su. Ok, quindi sappiamo che la prossima FIAR... Pegosuva è sempre veloce, no? Sì. Uh, la prossima FIAR, siccome siamo Terror Level 1, uh, poi possiamo difendere due in, all... in tutte le land con della presenza. Quindi per quella, <coughs> per quella fase in cui ci sarà questa FIAR attiva, che non è questa qua, sappiamo solo che sarà la prossima che esce, abbiamo questo. Ricordo che queste carte diventano vengono messe qui quando cicliamo e si attivano nel, nel FIAR dell'invader phase se ci sono delle carte qui okay. vengono rivelate e si attivano ok e poi vorrei generare due FIAR uno per questo, uno per questo quindi due qua sotto sì. <coughs> correggimi se sbaglio giusto infatti qua il gioco è molto bravo per ricordarti perché c'è sempre questo dubbio, no? Ma posso attivare anche questo. Qua c'è un più uno per dirti: guarda, che mm. Non è un un'orma, è questo più uno. Bravi. Ok, ci siamo? Domanda. No. Vai. Io <coughs> adesso quello che faccio è distruggere questo esploratore e ottenere una FIAR. Perché ho 3 più 2 e lo posso fare. Questo muore, e facciamo una FIAR con questa roba. Perché a distanza 1 dalla mia, ma secondo voi conviene pushare un esploratore. Che nel mio caso sarebbe questo da qualche parte? O fare due fear, ma facciamo fear. fear. Perché in questo momento fear. non ci serve niente pushare quello lì da qualche parte. Oh, ciao, escalrag che eh, ci dice buon gioco, buon gioco, fear. ok, l'ha già fatto. l'ho già fatto, ah, l'ho già fatto, ok, abbiamo allora. eh, fatto due fear. Il fine delle mie azioni veloci quindi facciamo Dada tappatele e togliete il mana quando le usate, così teniamo d'acchio. Ok, a questo punto abbiamo fatto tutte le azioni veloci: Invi Invader Faith, il turno sarà chiaramente più lento, ma poi si velocizza. Fear eh, non c'è niente come Blighted Island, non c'è perché se questa fosse girata mm -hmm. al contrario, Ravage non c'è. Explore eh, cioè build. Eh, build. Build costruiscono, costruiscono in questa perché c'è un esploratore e costruiscono un paese. Qui non costruiscono niente perché non hanno presenza, no? Qui costruiscono un paese e andiamo avanti così. E no, non conta il fatto che adesso ci sia la città vicina perché è in quel momento, è istantaneo. Beh, non c'entra niente perché deve esserci presenza qua non c'è presenza quindi non possono no, deve essere quello di so. quello è l'explore qui qui tipo non c'è niente qui mettono lì mettono qui mettono e qui l'ho messo vedete per terra adesso è una rocca forte ok adesso abbiamo fatto questo qua poi c'è l'explore si gira e si vede che esploreranno nel send questo è il prossimo turno o adesso adesso, adesso. No. si fanno 1 2 3 e poi scorrono poi 1 2 3 e scorrono quindi send qua qui sì perché c'è è adiacente no a dove hanno una, un pesino questo sì questo sì questo sì questo sì questo sì questo, si, sì, aiutatemi a metterli. Ok, oh, no, no, no. dopodiché questi scorreranno. Ok, non sappiamo cosa uscirà dopo. Ma sappiamo che dopo ci sarà il ravage. Quindi attaccheranno in queste zone. Quindi dobbiamo cercare di difendere tipo qui o uh, qui, no? Tutte queste zone qua. Uh, a questo punto, le azioni lente. Ok. Uh, io per esempio ho come azione lenta il fatto che posso pushare 4 Dahan e ad esempio posso pushare questi 4 Dahan qua, ok, e mentre li puscio per la mia abilità porto dietro anche la mia presenza, ok, quindi nel momento in cui con questo li puscio 4, quel con questo faccio un FIAR e ogni, da ogni Dahan fa danni uguale al numero uh, di, di presenza in, in target land. Quindi io ho una presenza, ho 4 Dahan, quindi faccio 4 danni. Quindi genero un FIAR di base per la carta. Faccio 4 danni che quindi uccido questo e questo e siccome ho distrutto questo faccio un altro FIAR. E ho liberato queste zone. Quindi io sono. se credo che è che venga a liberare anche qua. Perché se no sta roccaforte, non ce ne avremo mai più. Eh, Senti, ci proviamo. Santo però che. Io vorrei fare una roba che però non so se è intelligente. Vai. Vorrei usare questa per fare due danni qua. E spingere due danni. Quindi vorrei fare due danni a questo. Siccome io non posso distruggere le cose, lo spingerei di qua. E poi spingerei questi due danni. Così dici. A un certo punto io vengo e li uccido. In più posso fare un attacco range 1 dal mio santuario che Guarda, genera 2 FIAR più un FIAR se il target ha 2 paesi. Ok, quindi sì, ci sta. Ci sta. Ti torna? Ci sta. Ci piace? Quindi faccio 2 FIAR perché avrei distrutto questo e invece l'ho spostato. Ok. Più 2 FIAR per questa carta, più un FIAR per questo. Quindi fai 5, 5, 5 FIAR. 2, 3, 4, 5 FIAR, veramente tantissima FIAR. Ok, poi... Altro Marco, tu qua cosa fai? Attacchi o qualcosa? Io attaccherò. Si, <coughs> sì, attacco qui. Cosa fai? Attacco. Due danni. Anche se stavo pensando che se prima avessi giocato anche questa, potevo spostare questo danno qui, mm. e quindi questo triggera, perché ne ha tre, e farei tre danni in più. Quindi distruggerei tutto e fare anche due paure. Eh, questo qua sono ovviamente. Eh. Cioè, questo qua è il primo. Cioè, la prima partita. Quindi, se vogliamo sì, sì. aggiungerlo, lo possiamo. Ma quasi quasi sì. Perché cioè, visto impariamo... che sto capendo la meccanica, esatto. sto capendo che cosa. cosa succede? <coughs> quindi aggiungi sì, tanto... la carta. E' comunque lenta. Perché una... si sarebbe attivata dopo. Quindi, di fatto finora non, non cambia nulla. Quindi, attiva la te allora? Quindi, cosa attivano le due carte? Allora. Questo dice gather up to 2 esploratori e due esploratori anche. Perché sì. questo exploratore qua? A che distanza? Facciamolo vedere. A, A distanza 1. A distanza 1 da dove dov'è la presenza. Quindi quale bene. scegli? Io vorrei scottare questo qua. E anche questo qua, così fai... Eh, ammazzi anche lui. 3, 2, Lo 5, 5 2, sì, 4. Sì, sì. Quindi 1 e 2 così. Volendo okay. poi rag... raccogliere anche questo. Perché così non si può da danni. qua. Mm. Se, cioè, ci vuole un po' mac attacchi. Adesso non attacchi, però no. dici lo eh, sposti. Eh, lo, lo posso spostare qui: Sì, perché tu stai facendo gather Verso di qua: Verso okay. perfetto, quindi così. E poi si attiva questa che fa due danni. In più, se ho almeno tre funghetti, fa più tre e due fear. Quindi sono cinque danni. Quindi questi muoiono tutti e due fear, più un fear per il villaggio. E questi qua sono. Allora, io intanto faccio due FIAR. Allora, adesso vediamo. Eh? Adesso qua <ride> un FIAR. Mm. Questa scende, si attiverà il turno dopo. Mm. Adesso la giriamo perché tanto ormai sappiamo cos'è e si è attivata. Questi risalgono, erano due FIAR, quindi se ne rigenera subito uno. E poi... Cosa che era? <coughs> Questa qua è quella che adesso... Se non aumenta il terror level... Praticamente difendi due in tutte le land con della presenza. Quindi, ah, se abbiamo male. della presenza, esatto. Non è mai vuol utile. dire che tutte queste zone in cui faranno di sicuro Ravage, eh, dunque, tipo qua non perdo la presenza. Adesso, tipo, qua è no, molto però, importante. Però lo Spearman mi attacca. Si sì, fa tre danni, però con un solo danno devono fare almeno due danni. Che una quindi per, ne, passa, per... ne pare due. Ne, ne due, ne passa uno. E bello, quindi utile. E poi rimpiazzo un villaggio con un esploratore quindi fai il downgrade, diciamo, Bello. Sì. e poi l'altra cosa che faccio è due fear quindi altri due fear. <coughs> e un qualunque spirito può pushare un esploratore e un villaggio dalle sue terre. Quindi se c'è qualcuno che vuole pushare qualcosa in giro può essere un bel momento stavo pensando cosa si ah fare. tra l'altro io avendo giocato anche questa comunque eh, uno target spirit può ripetere una carta che costi uno o meno quindi guardate quello che avete tutte le mie costano uno o meno uh, io ho anch'io no una Vendo. cosa fa? allora io ho questa che posso o spostare 4 dan. Uh -huh. o generare due fiar se vogliamo distruggere qui io posso iniziare a spostare i dahar <coughs> per le uh, parti che se non ci sono abbastanza danni, io non faccio danni e infatti non faccio cose uh -huh. quindi potrebbe essere una possibilità allora. facciamo così io posso solo generare tre fiar o creare due danni. invece può oh. utile? Fare due fear fare un no, downgrade non lo posso fare quindi due fear oppure un push di uno e che... allora Rocco sposta con quattro funghetti allora faccio questi quattro e quando li sposto porto il mio coso così almeno mi inizia a spostare in là per distruggere quello Ok, e, bene. e questa roba qua quindi pushare? Qualcuno vuole pushare qualcosa da qualche parte? I, ma i nemici possiamo pushare, giusto? Sì, un, uh, un esploratore e un villaggio potete pushare dove Beh, caso. in realtà, volendo, si sì, cioè, dire terra con un vostro spirito. Beh, tipo ah, qui allora possiamo io. pusharli qua, così per un po' non ci danno fastidio. Perché per adesso, di sicuro, qui sarà sì, dove arriverà l'esploratore. Però almeno no, no, non. Eh. E poi dopo lì ci arriveremo e distruggeremo Prima perché che di arrivi livello. Livello? Sono in ordine, uh, Perché sono le, prime le prime livello 1 sono tre E ce ne è sempre uh, ah. Cioè sono quattro tipi Quindi potrebbe anche non essere questo Non, non so qual è la okay, okay. Però ce ne sono tre. Quindi se c'è è questo Va bene Fatto Ok potrebbe essere o questa o questa però Vedremo Ok fa tutti <ride> sono abbastanza Quindi vuote, time volessi... pass quindi il tempo passa, quindi vuol dire che sca genere, scartiamo sta... le carte. Eh, ricordatevi quindi adesso quelle carte non le riprendete in mano, l'unico modo per riprenderle in mano è fare il reclaim, reclaim cards. E le scelgo, la scelgo però, sempre. No, no, reclaim cards, le reclaim tutte. E se la reclaim però, one la reclaim one, one e scegli una. Okay. Io, ad esempio, a un certo punto posso sbloccarmi un reclaim one sempre. No figo. Così posso sempre utilizzare la, una carta che è molto forte uh, in realtà io dovrei fare un turno in cui metto giù cose non lo so è un po' di non so bene cosa fare forse dovrei fare reclaim card adesso tocca a noi dobbiamo parola. scegliere questo si sì, sì. adesso ricomincio. Okay, io ho già scelto io faccio lad presence e minor or major tra l'altro power posso scegliere power card sì puoi scegliere o il minor che ti si aggiunge o il major che rimpiazza per adesso ti conviene magari ah, prenderti un, ma un eh, minor eh si sì, un minor così quindi poi... prendi quattro carte e ne scegli una e le altre tre le scarti faccio la stessa o, cosa scarto lì? finiscono sì. qua a scartare okay. poi si sì, mescolano esatto quando finiscono tipo adesso io farò reclaim cards e poi faccio uh, guadagno 2 quindi faccio 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, ma eh, espandere la mia presenza in giro per l'isola ha senso secondo voi. E io ho paura che siano poi più cose da difendere perché io eh... non posso danneggiare un cazzo, quindi forse Però se ha più tu senso che ne faccio dei santuari. Eh sì, tu cerca di secondo me di danneggiare e poi spingerli verso dove sono cioè dobbiamo organizzarci no in modo che tu li cre... ca... causi terrore e li spingi ad esempio verso di me e poi io faccio ma il colore che allora c è c è attorno, faccio genere un non santuario. santo 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 che cambia è? tra rosso e blu qua non ho idea una difesa, una... qui, esempio, uno santo 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 rosso santo 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 esattamente e santo 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 è santo 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 anche ah, no ok che okay, cosa buffo abbiamo <coughs> e poi Sto. ok allora io ne ho una simpatica allora, avete fatto tutto quello sopra? Ah, avete... Cosa che fa questo? Difendi due okay. Dipende due perché adesso io. Uh, bisogna fare l'energia. Quindi se avete fatto? Aspetta, sopra... perché qui io tenete conto di questo. Oh, posso scegliere una carta che è simpatica. Dice se ho almeno due. Quest... L'ad presence lo faccio adesso. Sì, sì. Ah, ok. Per, quindi io ne ho, ho due cazzilli alti che non mi si chiamano. E posso dare tre energie a qualcuno a costo zero. Quindi, se qualcuno avesse bisogno di più ah, energia, io, io non potevo fare la mia azione perché non ho abbastanza energia. Eh, ma se me allora la dai, io posso scegliere questa carta che mi sembra fica è veloce. Questo. Quindi mi energia? È veloce, costa zero. E se ho almeno due totem, ne do. cioè, se lo do a me stesso, ne do uno. Se lo do a qualcun altro, ne do due. Ma se ho almeno due santuari, ne do tre mi sembra figa chissà però e tra l'altro dove c'è la distanza c'è la lineetta sai cosa ti faccio Rocco? No, però mi sa che in ogni peccato. caso no. uh, ah sì no perché in realtà noi mettiamo il, il mana sopra per ricordarci però, però tecnicamente lo spendi quando, lo spendi la, spendi usi. quando la usi ah. ok allora scelgo quella mi piace quindi questa la aggiungo alla mano direttamente? Sì. Ok. Quindi io aggiungo la presenza. Rocco, <coughs> tu non hai modo di attaccare a questo turno, vero? Eh, Aspetta. Allora, sì, sì, io probabilmente Quindi. attaccherò là adesso se riesco. Che Puoi tecchiamo? farlo? Eh, devo, devo capire, devo capire, ma forse sì. Volevo solo capire effettivamente sta cosa del potere, perché se il potere... Forse mi conviene... Eh, sono questi che si espandono o questi? Cioè che met mettono... Allora guardi vicini. Qui. Il, adesso... Eh, no, l'Explore non lo sappiamo ancora dove verrà. Però sapevo che però verrà... Però nel senso dove ci sono le case. Le case, sì, sì, sì. Anche queste? Sì, sì. Casi in Quindi, generale. Teoricamente grandi. potrebbero espandersi. L'explorer sarà di sicuro, siccome siamo il livello 1, non potrà essere né nel wetland né nel sandland. Cioè ma... dove, dove si mettono questi? Sì, dove si metteranno gli omini? Saranno <coughs> o questo o questo, tipo. Ok, quindi si oh, uh, ok. Quindi a me forse conviene metterlo qui, invece che qua, perché qui sicuramente non ci andrà nessuno adesso. No, andranno forse qui. Forse andranno lì. In che realtà sì, da qui potrebbero venire qua. Ah, quindi mi conviene metterlo qua almeno, difendo 3 in caso. Ok. A questo turno, che stiamo facendo adesso, loro attaccheranno le Wetland, giusto? Sì, perché poi scorre dopo. Comunque, no, mi sa che quello lì. Niente, non possiamo fare sta cosa perché devo, devi pagare subito. Quindi, secondo me, quella. Cioè, per preparare il turno dopo di qualcuno, mm. però perché... no, scusa, noi non scegliamo l'ordine con cui giochiamo. Se gioco io prima di te, eh, ma il Choose Power è prima che si attivino le carte. No? Le carte vengono attivate dopo che, credo. Essere... E perché... Sì, perché c'è la Spirit Phase che è questa poi c'è la fast power phase quindi quando tu metti le carte in gioco è, è solo prima... per metterle in gioco è prima che le carte si attivino però il mana lo paghi il lo paghi subito ah quindi non puoi farlo comunque ma questo ah, però va, va. se okay. lui attacca qua genera un coso no perché lui fa un danno quindi non genera ah, quindi ok ok ci siamo? Allora, vediamo sì. cosa, 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 cosa fare, perché io vorrei difendere lì, allora, a sto punto. Io ho tre di presenza. Invaders sono tutti, chiunque, non può anche essere un villaggio. Non deve essere l'Explorer, per favore. Sì, sì, loro sono gli <coughs> Allora Io comunque la gioco Sì ci Male sta non fa. No no infatti ci prepara per il turno Cioè ci prepara per il turno dopo Se tu la giochi a me aiuta Io farò uh. Uh. Farò questa qua Oh no Cacchio Qual... Mamma mia Questo non posso farlo Qualcuno allora aspetta no così va bene ok così arrivo a avere 5 di difesa che okay, è ottimo io posso difendere qua così non succede niente quindi voi occupatevi di altro Div che vuoi difendere? Io difendo qua okay. e poi il turno dopo li distruggo tutti. Io nel dubbio non faccio un cazzo questo turno. Va bene, mi occupo di altro. Mi sembra ottimo. Ma mm, rimuovere le cacchine è, buona, è cosa buona e giusta? Sì, perché è quello che poi ricordi che possono degenerare per... e cagare allora, in giro. Come Quando ne crei una. Quando ne crei una, se ce n'è già, un un... già una, se ne crea un'altra. Se in quella di cento ce n'è già una, se ne crea un'altra. E... Quindi noi dobbiamo sempre tenere il numero basso di, di quelle. Quindi, quindi, qua fai abbastanza esatto. difesa da salvare questi qua. Yes. Rocco, Tu? Sì, io qua arrivo ad avere 5 <coughs> di difesa, ok? Allora, quindi perché non, il, 2 il 2 di base è perché porterò la mia presenza più 4 e in più poi faccio 5 danni, quindi uccido questi due, rimane solo lui. Wow! E tra l'altro durante il Ravage i Dan fanno danni simultaneamente, quindi lì proprio, cioè, non distrutti di più. Ah? Sì, faccio piazza pulita. In che senso? Non mi è dato per scontato? No, perché di solito, no, hai detto, i Dan, solo quelli che sopravvivono fanno danni di solito nel Ravage. Eh. Eh, se muoiono no, no, non contrattaccano. Invece la carta che mi dice che mi eda attaccano simultaneamente. Eh, ah, ok. Quindi anche se muoiono comunque fanno danno. Ci siamo tutti? Questo turno mm. il build sarà fatto sulla send? Il build sì Allora, se ci siamo tutti. Allora forse faccio questo. Così io ad esempio posso far sì che. Lui salti il suo turno e quindi non costruisca qua si, sì, per esempio, può fare una buona cosa meglio. Quello o meglio rimuovere un merdino? Meglio adesso fare quello. Forse il merdino, si, sì, però sembra <ride> tutto tranquillo. Vediamo poi come lo sì, dopo. Ma okay. allora, che eh, guadagniamo il mana? Oh. Adesso, dopo che abbiamo, eh, cioè, prima no, di, abbiamo di giocare la carta, in in sì, certo. io infatti, okay. l'ho dato a te l'ho dato okay. io... Allora... quindi io prima spendo questi tre. Dopo guadagno il mana? No, prima no, no guadagno prima guadagni il mana e poi ah, okay. spendi. Quindi io guadagno 6. <coughs> 6? È una fonte di mana infinita il tuo, eh, eh. È un... di roccia. Tu invece hai fatto tutto. Yeah, yeah, but... Ok. Dicevamo, veloce. Board io board ho questo roccia. qua veloce, costa un mana. Uh, dipendo una target land quindi difenderò questa. Uh, oh no. Oh no. Cosa Ho calcolato male? male. Grave problema. Grave problema perché io non posso ancora muovere i miei Dahan e se non muovo i miei Dahan non posso mettere la mia presenza qui, vuol dire che questo povero Dahan morirà. Uh, ah. Eh, no, non ha perché faranno 1, 2, 3, 4. Ah sì, perché fanno, io posso parlare 3 di, potrei parare solo. Con questo faccio 3 di difesa. Ma manca la, la presenza per aggiungere il 2. Nessuno può rendermi veloce una carta, vero? Posso darti 3 energia se vuoi. 3 energia. Però per tanto mi si per il turno dopo. <coughs> Vabbè, in realtà io posso aggiungere un defend 2. Ah, se due. puoi aggiungere defend 2 allora sì, così almeno non. Ok, allora facciamo così, a posto. Da qua io difendo qua 2 in più. Io farei la cosa molto semplice. <coughs> eh, se la target land ha un peone guadagna un major power, se eh, dimentichi questo power guadagni energia pari alla, al numero di peoni, e puoi giocare un major power immediatamente pagando il suo. Okay. Quindi io quindi, targetto questo che ha un peone quindi puoi ottenere un major power. Sì. Ricordati che per guadagnare un major power devi dimenticare una delle tue carte, qualunque. È tua scelta. Se dimentichi puoi dimenticare anche questo. Quanto, costa? quanto costano? Quanto costano? 5 5 3 4. Allora l'aspetta. Vanno bene a lui. Va bene, va bene. Sono quindi major. abbiamo fatto tutti i, i, i fast. Major Tom. Ah no, io do 3 mana a... te, Ok. E dico che Tizio skippa la sua... Action. Perfetto. Tu non hai fast power a parte questo, giusto? Possiamo andare avanti. Eh, dipende se... No, tanto... No, sono tutti lenti, quindi non posso nemmeno giocare. Ok. Questo. Allora, prima di tutto fanno Ravage. Uh, qua no qua no qua no qua fanno un danno ma non sono almeno due quindi niente qui niente qui invece fanno esatto prendi una di quelle che va lì ma se qua, mi fanno qua uno niente stracagare. qua fanno 1 2 3 li puoi dimenticare tutti e quattro non ne prendi nemmeno uno 1 2 3 4 5 6 danni uh, noi, eh, noi ne 5, prendiamo 5, eh. quindi passa solo un danno. Il danno va 1. In più la mia carta dice che, mi, che i danni in ogni caso attaccavano in contemporanea, quindi fanno 2 danni. E facciamo questi due. Tanto Perché non credo che cambi niente. Tanto li ucciderò tutti comunque tra poco. Ok, e tutti i ravage fatti. Poi build. Adesso a questo punto, qui build normale qui questo, 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 una città, no ecco. quello schifpa è eh quello schifpa bravissimo, forse come dire che facesse schifpa a questo così non metteva la città, uh, o, solo, questo... o solo dove no, c'è no. uno, solo l'esploratore, ah solo l'esploratore, no, no. Invaders Key. Invaders. Allora sì, forse ti conviene far fare ah, okay. questo. pensavo che gli invaders fossero loro. Allora sì. Eh, no. Cioè, loro sono gli invasori. Che, <coughs> loro sono gli... <coughs> Beh, in realtà io adesso... Però aspetta, 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 aspetta. No, okay. non so se lo farei. Perché io, al prossimo turno questi fanno ravage qua. Io però sto per portare qui 4 dan. E quindi... E quindi al prossimo ravage. È vero che prendono danni, ma fanno poi piazza pulita. Beh, i, i, tutti i Dan muo muoiono se li porti, non li difendi in nessun modo. Beh, non c'è la difesa 2. Solo questo quest quest attacco, adesso questo scende e basta. Non ah, c'è okay. più. Uh... Ah, no, ho una cosa che non fa prendere danni ai danni. Però aspetta, turno. io volendo. Ho ah, un... ok, ci posso fare. Ho un difendo 4. Vabbè ma allora ci può quindi stare Io Posso difendere quattro lì Vabbè eh, se preferiamo fare, fare questa così cosa. Io avevo pianificato apposta Per fare questa cosa prima Ok parliamo intanto appunto Cioè nel senso basta <coughs> Tanto possiamo organizzarci quindi okay. non, non è Maven. Allora Questa mm. che l'ho cancellata per un major power Dove la metto? Se, se la tua la metti mi sembrano, qua cioè, una, una volta che, che ho, ho finito queste Giochi solo... Solo giochi solo carte giochi eh. solo carte non puoi più espanderti non puoi giocare Beh, probabilmente per quando le hai finite avrai tornato da vado a giocare mm. oh, vabbè. non lo so mi sembra <coughs> cioè, bisogna pensare bene dove mettersi perché eh, sì è importante anche cioè, quello cioè nel senso se poi ci sono tipo qui no? che è lontanissimo bisogna arrivarci eh sì infatti non, non bisogna stare è quello è importante tipo questo e questa secondo me diventeranno blight eh, molto in fretta. E il prossimo turno qua attaccano, Appunto. se non riusciamo a rilascinarsi là. Da... Io non posso fare niente perché posso spostare cose. Eh, però se li sposti vuol dire che non attaccano là, per esempio. non giù nel Daima. E tu devi cercare di spostarli verso dove ci sono i dan, così io poi a... con i dan gli faccio il culo. È eh, molto complicato. <ride> eh, 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 bisogna fare questo, però allora, abbiamo, dicevamo build, fa Ravage fatto, build fatto, explore montagne. Quindi uh -huh. mettono qui, qui, uh -huh. qui, ci Qui ci sono due villaggi. Eh, Ma sono di pushati qui. Non è vicino a un, a un paese e non è vicino alla cosa, quindi qua non viene. Siamo stati bravi. Qui, purtroppo, è vicino. Qui è vicino. Niente, questo l'ho distrutto. E anche lì è vicino. Domandina. Dopodiché, questo scorre. I danni possono, come vengono distribuiti? Comunque, tipo qua, no? Si attaccano qua. Mm. Vuol dire che attaccano prima lui? Posso scegliere uno di questi due? No, 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 questi non c'entrano niente con i Semplicemente danni. Semplicemente se, quel, I da se i quelli da... quelli fanno almeno due danni, tu ne perdi uno. Se, se viene messo questo... Anche, non c'entrano con i danni, no? Perché se qua questo blight si espande qui, anche da qui perdi la presenza. Tu perdi la presenza quando viene messo un, uno di questi. Quando ah, ok, quindi e loro questo... attaccano questo e questo lo viene... distruggono e non succede niente per quel turno. In questo caso, no, in questo caso fanno due, no, sono contemporanei. Fanno due danni, fanno tre danni, distruggono questo. E in più, siccome hanno fatto tre danni, mettono questo. E io perdo uno. E tu ne perdi uno. Porco due, it's a mess. Ma ho tutto sotto controllo. Vabbè, tanto è il prossimo round. Adesso finiamo, le nostre... finiamo questo round prima. Io fare, posso fare il push di qua di fino a 4 Dahan, quindi faccio il push di questo spostando la mia presenza e poi faccio un danno però di un Dahan presente e quindi distruggo questi. Ah, tra l'altro prima abbiamo distrutto un paese, veniva una paura e adesso una città, due paure. E quindi... Spooky! Questi qua, riprendiamoci. Spooky, scary, scary. E niente, quindi queste, queste qua io le ho usate, io faccio il mio gather. No, ah, scusate scusate, 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 mi sono perso due paure qua. Eh, 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 Spooky. Eh, eh ho ehm, giocato là Anche dico, perché beh. il tuo il tuo potere è importante. Ma eh, no, è importante che faccio, uh, allora, se, se tu non fai bu, vai io che cazzo sei. Allora, dopo, visto che loro dopo attaccano... Questo, infatti, iniziale è importante, perché attaccheranno qua... Esatto. Come viene a prenderli? Da qua o da qua? No, ma io dopo mi becco un Blight. merda. Però con un venga a fare Eh, però il fatto è che non posso difendere mille cose assieme io secondo me devo anche cercare di anche qua comunque vecchio blight yeah, e qua anche qui no perché Però qui posso no. difendere io. Okay. io qua io posso fare che non prendono danni dai, dagli invader il problema è che qui mettono un blight che si espande pure mm. eh, infatti quello è un gran... allora perché io <ride> potrei <coughs> poi li defend per dopo 3, 4, 5, 6 ma stiamo già ragionando il turno dopo per un eh, no? eh beh, beh, abbiamo finito tutto beh, questo e dobbiamo fargli slow eh sì io ho fatto i miei slow se voi ne avete qualcuno fatelo eh, io così. devo fare solo sto gather Però, per nel senso dopo. perché lui deve sapere dove muoverli per quello stiamo ragionando io ve lo faccio uno slow, mm. slow posso uh, rimpiazzare un uh, omino con un, un Dahan. Dahan E se ho due lune posso rimpiazzare Invece una, un villaggio Con un Dahan cioè quindi... due Lune, C'era sì. qua E sulla carta là Che vale ancora Quella che hai distrutto per uh, prenderti sì. major power Si sì, vale fino alla fine e Quindi distruggo questo mm. E metti un Dahan Che non è distrutto in realtà è rimpiazzato E aggiuntivo o alternativo? Alternativo Instant, Quindi alternativo eh ma oh. <coughs> le domande poi le a me a te tu le metti lì e poi gli li trovo senza sì. ah, me le metto via e solo per me no. ok Adesso quindi il tu a sto punto se prendere questi due e eventualmente salvarli dal ravage o no, no e in realtà se questi per qualche motivo servono qua per eh, fare qualcosa perché non so bene se tu fai solo difesa o ti serve una Allora, il dare, io ad vicino. esempio a me serve con questa carta in cui se ce ne sono almeno 3 faccio due paure e tre danni aggiuntivi. E io adesso farò il reclaim perché ho una carta. Quindi sicuramente farò il reclaim. E quindi, volendo questa la potrò già usare. Tra l'altro, io adesso aggiungo una presenza a distanza 2. Però volendo... scusa, dove? Cioè, tu puoi, farlo... puoi anche spostarli allora io ho quella, la solita combo di prima questo ne può fare il gather, gather. a distanza 2 aspetta tu cos'è allora. che puoi fare di preciso? Posso stare fino a qua, fare un gather fino a 4 da però ascolta <coughs> io posso mettere un, un pirulo a distanza 2 quindi io potrei metterlo qua mm -hmm. e poi fare il gather di sì, due. di quei due e ah però di due funghi e ne manca uno però se li sposti tu Io non posso spostare non puoi spostare ah tu li puoi spostare da un gather da qua ah ok e eh, allora non <coughs> non, fun non funge con funghi da qua ho a distanza 1 quindi potresti fare il gather qua ah però non voglio farlo è che sarebbe stato figo andare qua e spaccare Oh, cioè, a dire che le, la giungla per un po' non, non arriva, quindi facciamolo dopo. Quindi io posso cominciare a buildare qua. Sì. sì. Iniziamo a cercare di prendere queste zone più esterne che nessuno sta cagando. Eh, infatti io magari mi sposto di qua. Eh, sì. Provo, dato che posso mettere una presenza a distanza dura. <coughs> quindi, Matteo, tu cosa fai? E Allora, fai questi lasciali qui che in caso me li sposto poi io la 2 che ne so ehm... Aspetta, il il rage l'hanno già fatto. Hanno già fatto tutto. Adesso questo è il rage del prossimo. Ravage. Ah, giusto, giusto il prossimo. Allora, se, do... se lo fanno dopo io posso così e ne cadono 2 da qua e questi quattro te li lascio tutti, o posso prenderne uno? Prendiene uno. In realtà io ne esposto due. Quindi... Dei funghetti. Tu i funghetti li crei solo vicino a dove sei tu. Mm -hmm. <coughs> Se gli invaders sono presenti e i Dawon li superano in numero, tre paure. Li creo a okay. distanza 2. Ci siamo mm. abbiamo quindi fatto in realtà tutto fino a qui quindi, quindi scartate qui. tutte le vostre carte e, e... time pass Dai. e sì, <coughs> uh, si va avanti quindi di nuovo spirit phase growth a sto punto io sono un po indeciso perché io reclaim e pesco Allora, io metto una presenza di 2 e qui. Tu... Metto qui o. Metto qua? Questa cosa la non la possiamo guardare adesso, vero? No. no, quindi quando faremo queste 5 fear questa si attiva. No, si mette qui. Nell'invader phase si, si gira e si attiva. Sì, sì. Nel senso se noi adesso nella quick facciamo a 5 fear, poi sarà sì. attiva. Però sì. non possiamo sapere cos'è. No, solo lui può farcelo scoprire, però prima non è riuscito ad attivare quel potere. Secondo me, eh, allora, visto quella storta che cos'è, cioè questo laggiù... Questa non... No, no. niente, queste ah, sono, niente, sono, okay. sono lo scarto. Quindi adesso... <coughs> Ci sarà il Ravage qua. No, mi, mi interessava questo. Non si sa, eh, potrebbe venire... Ah, potrebbe anche non esserci? Eh no, perché non sappiamo. queste no. sono le carte due, quindi non sappiamo ah, quali sono. Ah, sono due, perché non so se la presenza è tra qui o qui. Eh, non possiamo sapere cosa accadrà, certo, vabbè io la metto qua, mi sembra... Perché le metti a distanza 2? sì quindi, in quindi ripesca... hai ripreso fatto. le carte in mano e metto 1. Sì, messa... riprendo le carte in mano e, e metto a prende... distanza 2, perché così mi faccio un altro santuario, in modo che poi difendo. Difendo 3. No, tu per caso riesci a venire qua? Io posso difendere là. Mm, quello è già buono. Se io posso difendere lì e distruggere da un'altra parte. Cioè posso cercare di... Perché potrei fare questo volendo. Metto qua un santuario. Oh, prima ho sbagliato perché ho giocato tre carte ma ne posso giocare solo due. Forse. Eh vabbè, late ne... Ricordiamoci, questo è importante. Qui li fai tu i danni? e io, Qua io farò in modo che loro non subiscano danni mm. al Ravage e quindi poi spolgono Fanno già loro, ok Se Qua pulisco di sicuro allora, perché... <coughs> E anzi volendo posso anche gatherare questo qua così sparisce pure lui Quello non è detto, dopo. in effetti dipende da che carta pesco. Allora, il problema... Il problema... Allora, io posso difendere qua, ma non posso fare niente qua. Forse devo scappare addirittura. No, eh, non, non posso fare niente qua. Questo è un, un problemone. Forse devo per forza difenderli, non posso difenderla. se un reclaimo le carte mi difendo io eh mi sa che uh, perché purtroppo ho, io, ho, non ho ancora abbastanza energia devo sbloccare vabbè lo faccio io <coughs> io quindi faccio reclaim e poi prendo un power gather vuol dire che Sposto uno da limitrofi a quella okay. da lì. Altra. Aspetta, 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 aspetta. Rocco, tu puoi mica spostare questi funghi qua? Uh... Io posso. Non, no, devo, non con le carte che ho in mano. Devo Perché io stavo pensando che. Ah no, niente, scherzavo. No, niente. Perché a questo punto, e dunque io mi sa che mi conviene a sto punto Io Se faccio questo Metto questo e guadagno 4 energia Ma forse mi conviene fare questo Che metto una seconda presence E metto Questo qua e poi difendo qua e poi dal prossimo turno inizio a fare un po' di cose carine si sì, probabilmente conviene fare così usando queste due carte 1 2 3 più 1 si sì, farò così. vai Se invece di metterlo qui, dato dove lo posso mettere a distanza 2? Posso metterlo qua? Sì. Poi faccio il gather. Ah, cazzo, però lo faccio. Tu puoi mica sp far sp spawnare funghi qua? A distanza 1. È lento lui. Sì, posso. Perché se Forse. tu. Se io mi sposto questi due qua e tu ne sponi uno io posso fare un attacco da 5 qua. Non sembra male, che non è male. Però tu riesci, cioè riuscite a difendere l'attacco. Perché ricordatevi che prima attaccano se le, la, se le vostre abilità sono lente. Quindi vuol dire che da muoiono. Io sono veloce, quindi posso crearne due lì. Allora. Ah, io gli ho fatto. Together at Non li crei. Oh fuck. Allora ho fatto ho sbagliato pure prima. Il mio attacco effettivamente è no, è lento, Bene. allora allora un cazzo, no, però <ride> posso aspetta. spostarne da. due lì? No, aspetta, possiamo buildarcela, perché io in realtà potrei fargli fare schippare adesso, cioè io lo metto qua, gli faccio schippare l'azione così qui non fanno tutti, non fanno niente. Ok, dopodiché, oh, oh. Uh, il prossimo turno. No, già questo turno io mi sposto due funghi. Loro non fanno nulla. Tu ne, ne puoi far spawnare uno. Lì. Non posso spawnarli. Sì, posso puoi fare rimpiazzare, puoi rimpiazzare uno di questi. Eh, range uno, però. Eh, no, sì, però poi dopo lo get eh, lo fai. Perché cioè è, tu... è un po' uno spreco perché mi conviene rimuovere i villaggi. Tipo il prossimo turno faranno ravage sulla roccia. Sì, sì. Quindi, quello che vorrei fare è togliere un villaggio. <ride> Beh, in realtà, quello che puoi fare è: fai. ascolta. Questi due fai il gather ad esempio qua, no? così li avvicini e questo lo sostituisci. Così il turno dopo lui magari può di nuovo prendercelo. Lui adesso si prende questi due e dopo ne potrà prendere altri. cioè... O comunque iniziate a. lo, lo rigiochi te e dopo li sposti ancora. Però iniziate a, a fare il build up come dice lui, no? Mm. Comunque mi, mi sembra che convenga più qui che tu iscriviti, probabilmente lui... sì. C'è la merda adesso è vero che qui resta scoperto però qui ci posso andare comunque dopo no. in realtà potrei anche fare Abbiamo. così che è il meglio quindi io farò al posto di questo quando prendo un power posso sostituire anche da quelle che sono scartate Cosa? quando prendo un major power posso rimpiazzare anche tra quelle che sono scartate sì, okay. questa la gioco subito. Poi la rinfiamo. Il mana lo dobbiamo ancora eh. prendere. Eh sì, sì, dopo che scegli questo, prendi il mana. Ah, ok, perché io l'ho scelto. Quindi. un no, altro blocco questo ci può servire una roba che fa migrare i dawan una roba che può galerarne tre e poi spingerne tre i dawan sono sempre utili da spostare soprattutto con tipo me o lui che possiamo fare più danni con da cioè banalmente potrei fare una roba tipo tac tac però no tu scegli non puoi fare tac tac perché tu scegli una terra e su quella terra ne Ghedri e push ah sì se tu scegli questa. questa sì sì ne... Sì, ne... Esatto. sì 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 cioè a distanza 1 quindi da qua scelgo questa terra faccio tac tac esatto sì. <coughs> allora forse scelgo questa mi sembra più carina questa in realtà è figa cioè distruggo tre villaggi un danno a ogni villaggio città però aggiunge un blight i sì. blight non ci piacciono no? ah, però se hai tre luci distrugge la città un sacco di casino meglio eh, di no non è un granché questa è una figa guadagni tre elementi io ho poca energia quindi ok ci, sia... ci siete tutti? <coughs> sì, <io penso. coughs> Così. scegliete non cosa da giocare molto alto, ah. troppo se no te la posso usare già subito ah, no, quali sono troppo. gli scarti quelle? no sono quelle che devo giocare adesso ok, okay. Preparando. quindi 3 ok tu giochi quelle 2 <coughs> queste 3 allora sicuramente devo giocare questo per difendere ah però aspetta che volevo capire se riesco anche a fare un gather per togliere un coso del coglione non riesco a soffrire. dopo tanto l'ho un coverage quarto eh, lo, l, l, la fase successiva successiva qui, qui iniziamo a essere un po' messi male tosto sono le dieci e mezza dai scegliete un po più Infatti, velocemente le carte se no non finiremo piuttosto più andiamo in vacca rideremo dei nostri fallimenti esatto però andiamo <coughs> io ho fatto Ok, ora che abbiamo tutti fatto. Vabbè, io faccio velocissimo, perché tanto questi schippano è fatta e tu prendi. Cioè tu qualcuno prenda tre mana. Vedete un po' voi chi... tre mana potevi darmi? Sì, però ricordati che come prima, cioè guadagni adesso per il tuo dopo. cioè ah, puoi usare per dopo. pagare le carte. Perché si attiva quando tu hai già pagato il mana. Se mi dai... Io posso, mana... fare, io posso fare 5 danni e generare 3 terrore con uh, 5 mana. Eh, boh, anche fare anche mi sembra una cosa fica. Eh, vuol dire Basta che, sono... che non sia sul ghiaccio o sulla giungla. No, prossimo turno attaccano sulla roccia. Attaccano qui. Eh, quindi tipo magari 5 danni qua non è male. Ah ma è io grossi. non li distruggo però porco due 2. <ride> li sposto. Vabbè, però comunque Beh, te li tu... là da te. È, è comunque utile se tu li fai danni qua e li sposti perché poi io gli posso far danni e distruggerli. Sì. Vabbè, prendi tu, no. Tre mani, prendi non tre, tre mani, li prendo da qua. Io lo ecco. so, infatti io, io, io <ride> da tanto eh, non voglio partecipare. Non voglio allora, io qua difendo due e qua non prendono danni da one e faccio una paura, e io qua difendo. 6 povertino <ride> ah inoltre uso la mia abilità innata che è fast perché con gli elementi posso fare un gather di un uh, coso e sposterò questo così non costruisce Però... okay. muore. ho una domanda per voi ah, sve, meglio questo o questo? questo perché qui difendo io difendo 3 no Per il build in realtà solo. Ah. Però comunque, meglio se. Allora, però adesso attaccano. Ok, ci siamo tutti? Sì. Io posso eh, generare o due terrore qui, oppure spostare due eh, peoni. Ma questi li sposto già con questa. Quindi qualcuno viene comodo che sposto due peoni da qualche parte? E posso fare gather in realtà, non il push. Quindi posso dire che ne so. La roba vicino a te? Comunque, e cosa dicevo che cioè tu, se lui serve per dopo, inizia a spostarglieli qui, così lui inizia a ripararli. Questi li due li danni. sposto qua, facendo due danni e pushando due peoni con questa dopo. Ok, quindi posso già fare così. Quindi volevo sapere se a qualcuno serve, se no genero due terrore. Ma <ride> lo puoi fare. Tieni conto cosa? che io me ne spostano un... due, eh, però me ne serve almeno una. Posso fare un Gather a range 2. Quindi posso e lui te lo avvicina, qua. poi per dopo devi eh, vedere come raggrupparlo. O lo faccio da, da qua. Qui sei in in questo round non riesce a portarteli perché due da qua e uno da qua, no? Se vuoi lo faccio qua e <ride> ne porto due qua. Oppure. Ma no, è... però come fai a farlo qua? Tu. Non... È range 2. No, range 2. No, gather up to. Uh, ok, due cose. quindi eh, questo posso è pure... farlo qua perché range 2 dalla mia città. Sì. E spostare uno da qua e uno da qua. Eh no, è eh, eh, ah, perché tu a te basta. A me, a me serve Se me Altri, ce ne tu ne porti qua. due, lui ne porta uno, ti va bene. Sì, allora così va bene. Però è un po' sprecato. Va bene lo stesso. Eh beh, sì, beh, se non ne faccio 5 danni, di... ne porto eh. due. Intanto, tanto tanto. magari eh. poi hai una carta più. Bene. E poi faccio questa roba qua. Perché ho tutto, ho tre lune due sfuriate e due acque quindi faccio tre terrore oh, se ne giriamo ancora una facciamo <coughs> una carta guardiamo la carta comunque aspetta allora facciamo una cosa ma no, guardiamo una carta e poi capiamo se ci conviene spostare questo questo fa uh, each player removes one allora ognuno di noi muove un esploratore o un paesello uh, da una terra uh, where is the only invader quindi 4 ne rimuoviamo. Do, però dove deve essere da solo l'invader? Tipo così: da possiamo Qua, fare. qua e qua sì, abbiamo 4 esploratori. Allora avere la presenza. Eh no, dice solo ognuno. ne rimuove. Ok. Waiting ti the invader. <coughs> non credo. Cioè, non è non fortissimo. Anche se lo facciamo 100. dopo. Sì. Va bene così, così almeno distruggiamo lì, e, e poi posso fare che un target spirit. Ricordati solo però che loro prima attaccano, e poi questi distruggono. Ah, quello lo scoppia. Ecco e va, poi posso fare che un target spirit a vostra scelta guadagni un elemento dove ne hanno almeno uno. Quindi vi posso dare un elemento se vi potenzia qualcosa. Uh. Beh, se mi dai un sole io posso distruggere cose. Un sole, un sole per Rocco, qualcuno offre di più? Aspetta. A saperlo sì, prima avrei un capito una carta. Il sole è tuo. Okay. Prendilo, fanne quello che vuoi. Credo che sia così, no? Sarrespieghe in alignment dei list o no? Quindi è come se avessi un sole in più, quindi dopo ricordiamocelo, cioè, Ma metto questo qua, qua sperando di ricordarmi. Totti no, do questo. Grazie. Cosa dici? Che ci che c'aveva un colore diverso. Andiamo avanti. Abbiamo fatto tutti i veloci? Cioè, sì. Ravage, quindi iniziano ad attaccare Ora iniziano ad esserci le cose brutte Qui il Ravage ha successo Quindi mettono un Blight <ride> Qui io difendo 6 Quindi niente Qui attacco 1, fa un danno Poi però i Dan contrattaccano ah, anche, anche qua i contra... Dan contrattaccano, quindi questi muoiono danno, quanti danni fanno E guadagniamo uh, un terrore Un terrore Quindi questa verrà per la fase successiva A questo punto Giriamo E vabbè facciamo anche così se ne uh, Qui questo muore Perfetto. Qui schippano il turno qui... qui non subiscono danni e contrattaccano Muoremo tutti perché loro hanno la difesa hanno, Non possono morire i Dan. Da, però in ogni caso Mettono un Blight qua E ti distruggono la presenza Ah perché è indipendente Eh sì non c'entra con i Dahan Ho protetto i da, protetto Dan almeno Hai protetto i Dan E hai fatto comunque <coughs> tre terrore Quindi questi risalevano Cioè no, uh, Sì tre terrore Quindi tre ritornano già sotto No no mi sembra veramente lunga vincere Avanti, ce la possiamo fare? Cioè abbiamo girato due carte. quelli Beh, siamo stati anche molto lenti. Prima, no, cioè, non abbiamo fatto niente. Dai, andiamo, poi, 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 andiamo poi. veloce. Lì. Quindi, qui uno niente. Qui due. Mettono questo qui tu difendi. Difeso. Quindi niente. Bene così, e infine, uh, jungle. Questa qui. Noi stiamo giocando la versione base, ma c'è questo simbolino qua. Ma quella carta è trasparente. Questa carta è trasparente molto. Guarda che figo. Uh. Praticamente se stessimo giocando a con ad esempio gli inglesi. Quando c'è questo simbolo, si guarda sulla cosa, succede qualcosa. Tipo, gli inglesi fanno anche qualcosa. Gli svedesi costruiscono un che mobile bastardi. Ma costruiscono un mobile, <ride> una credenza. Bastardi. Quindi qua mettono. Siamo già a quattro cosi. 1, 2 tre sono quattro cosi. Eh, questo. quattro botti. Eh. Beh, se li togliamo, ritornano <coughs> sulla carta. Eh. Quindi qua se lo mettono. No, perché qua non c'è. Ne... Ah sì, qua c'è purtroppo. Qui invece non c'è. Qua sì, qui c'è. E qui c'è. Ok. E anche qui. c'entra. Eh, ok. Detto questo, questo Sti scorre. Cioè, non Attacchi lenti. Moliremo. Io faccio Moliremo. una paura. Poi uh, ogni Dahan. Uh, sì, cosa? Può fare danni. Mm. Sì, tu me li puoi spostare. Non spostare roba. Esatto, spostameli qua, là. Così, o. Oh, aspetto. Anche oppure... Io posso tu eh. dove puoi spostarli? Voglio <ride> spostarne eh. tre. Fermi Però tutti. aspetta, puoi scegliere sì. qui. Puoi fare gather e muoverli. No, aspetta, io posso. Uccidere un villaggio qua. Okay. E spostare due Dan insieme. Quindi posso mandarteli tutti qua. No, mandameli qua. Perché sì, ti mando? Sicuro. Perché così li vanno mandati tre. E io poi scelgo questo. Però mi devi Ah, dare. no, no, no. mandameli qua. E poi io qua, che... se vuoi, posso rimpiazzare uno di questi con un Dan. Uh, sì, se fai così, eh no, no, in realtà no, mi serve che me lo fai qua, per forza. Eh, perché io posso attaccare solo dove ho la presenza. Ah, no, perché tu sposti quelli, io posso spostare la mia presenza. No, si, sì, fai così, giusto. Perché tu quando sposti questi, spostando i Dan, io posso spostare la mia presenza. Ok, quindi, quindi tu, tu te metti vuoi... anche due terrori lì, e poi posso sostituire un villaggio. Uh, a range 1 quindi ho questo questo con un dan farei questo so, mm. questo qua farei sfaccello no? io faccio un danno con il dan quindi fai modo, se me ne sposta 3 faccio 5 danni 1, 2, 3, 4 se allora tu no. fai questo distruggo eh. tutto sì. quindi conviene e quindi faccio solo così che ne sposto 3 tu vai con loro e io. spacchi tutto che io faccio la cosa il terrore che ho già messo e faccio un danno per ogni dan eh, in, in base alle presenze se avessi avuto due presenze facevo due danni per ogni dan faccio 2 4 5 6 ne messo uno posto in più 6 eh, allora. clean up Oh ok, vedi un po' di knapp ogni tanto ci sta. Io mi muovo in mezzo <coughs> di giù, non mi tira giù più nessuno. Il problema è che adesso faranno road sulle montagne, fanno di nuovo merda, perché qua fanno fa... no. io adesso dovrò per forza riprendermi le carte in mano eh, però non, non ho energia quindi non, non potrò giocare in sì. eh, In effetti la mia mossa era quella di fare 5 danni lì. Qua? Okay. Ah. Forse ah, è... ma era lenta pure. un Porco due. Per questo, per Gross. Cazzo. Allora, forse conviene che guadagno quella tre energia Così posso fare qualcosa qua. Però è lenta. Quindi, dov'è che buildano loro? Sulla giungla. Eh. Sulla giungla serve qualcosa? cazzo? Loro, attaccano, loro attaccano qua e attaccano <coughs> qua. Che sono le, le più problematiche. Allora, non serve un cazzo. Ti ti. Ok Allora. Io fa, eh, abbiamo fatto time pass, quindi fate lente fatte. Time pass a questo punto. Io farò reclaim cards e ne scelgo due. Allora, io faccio add presence qui e gain power una cazzuta: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nessuno di voi può dare elementi agli altri, vero? Eh, io ma non ho le carte per fatto. Meno che io non pesco qualcosa. Se avessi un fuocarello potrei fare un sacco di danni. Sì. Eh. Anch'io! A meno di non pescare un'altra carta lì. Posso vedere. <coughs> Così. giusto appunto io devo assolutamente iniziare a espandermi ora quindi io poi genero le mie due energie ho oh, carte ma no, no, no. c'è una carta che fa defend 20 no, no. non male

Ok, io potrei fare queste due. Va bene, io ho scelto queste sono scartate e faccio il replace con questa. Poi posso giocare tre carte. Allora. Mano. io posso fare un defend 5 a range 1 serve a qualcosa posso difendere questo mm -hmm. io farò... Probabilmente... Marco tu non hai niente che ripulisce il blight io sì, volendo sì puoi ripulire questo faccio un villaggio uh, allora, io uh. ho due possibilità adesso sì, posso fare questo puoi fare quello? è una gran cosa perché così posso distruggere un villaggio e pusciare un invader e fare più danni ti ho questo farlo? grazie sì, perché l'alternativa invece è fare questo cioè 4 fiar e gli invader schifano a distanza 1 dalle mie <coughs> santuari, quindi qui, qui o qui, cosa può essere più utile skipano... da cose? No. allora il allora. ravo generata contorno non c'è un cazzo di utile da te, il build è eh, a distanza 1 in realtà buildano qua, ve li ammazzo prima. Però vabbè, il lavoro. Meglio togliere il blight non allora, allora, tra l'altro, ah cazzo, io ho una carta che può rimuovere il blight eh, Tra l'altro, attenzione, perché se io gioco questo, il blight Tra l'altro, torna ritornano lì, eh? Quindi, io rimuovo questo. questo. Ok, ottimo. Ci siete tutti? Aspetta un secondo. Uh, giocando questa, qualcuno di voi può giocare una carta che costa uno o meno. Di nuovo. Oh, bello, sì. uno o meno. Eh, oh, sì. mi dispiace, 5. <coughs> 1. <Cinque ancora. ride> <No, uno. ride> Cazzo, me ne faccio? Ok. Beh, tutte queste costano uno o meno. La puoi rigiocare, ah rigiocarla? Sì, rigiocarla. Di quelle che ho giocato qui? Sì. sì no grazie spero che qualcuno dia di meglio uh, oh wait io ci siete? No, sì però aspetta perché uh, no mi sa che io devo fare questa invece perché queste sono lente quindi loro fanno danno prima che io faccia danno a loro perché questi due sia il gather che l'attacco sono 20 sì. quindi io con questo invece gli faccio schippare il turno e chi qui ma lì non fanno niente ah non fanno niente ah, Beh, okay. No. allora no, ok <ride> cioè se vuoi un, fare... un attimo di panico <ride> adesso dove attaccano e dove ci interessa che sono questi qua non fanno niente qua mettono un blight Qua me, me, qua me ne occupo io quindi okay. in realtà per in questo momento non siamo messi così male. Dai, andiamo Hai. allora. Uh... Quante carte che gioco? Io difendo 5 qua. Ok, io faccio gather di 1 qua e mi, e mi sposto il mio. E Questo Dan uccide questo esploratore, e poi, così. dopodiché metto defend 3 e il mio Dan combatte in contemporanea alla città <coughs> ok vai vabbè io faccio questo così a posto rimuovo uno e difendo 4 ma lo so Perché... cos'è che hai rimosso? Ah, quello lì fa, okay. ho rimosso Difem una merdina sì, no. difendi là non serve a niente però hai di questa <coughs> ok, io in realtà allora faccio solo le mie, i miei poteri innati. Riesci <coughs> a attivarli tutti? Solo due purtroppo. Facendo... Ah no. Quattro. Ah sì, non Sono ah, 4-1 no, no, sì. Però no, faccio un gather e un destroy 2. Facendo... Un gather di data? No, un gather di esploratori facendo 1 ehm... e 2 così non buildano qua ah no buildano comunque in no buildano non buildano se non c'è niente ah eh non lo so che allora faccio gather di ah no scusate no, non è vero non sono due e sono, sono di uno buildano lo stesso allora. cioè. <coughs> vai faccio comunque gather di 1 e ehm... No, in realtà no, non è vero che posso fare il contrario. Faccio gather di uno qua no. non faccio un cazzo. non faccio gather, ma li ammazzo tutti e due. <ride> <ride> e facciamo un fear per uno. Come fa a fare? E destroy up to 2 explorers. Un fear per ogni explorer 1-2-3 lune e 1-2-fuochi. Ok, sì. non faccio questo cadra. Sto cadre lo puoi io. comunque fare se vuoi. Dopo... E non serve a niente, no. perché in realtà qua dopo faccio due danni, distrugo questo. No, no, va bene così, la cosa migliore non Ok, mi ok, ok. Va bene. Abbiamo fatto tutti l'azione veloce, giusto? Il cadar lo puoi fare da dove vuoi. No, sempre, tu scegli eh, sempre eh, una target land, e poi da lì fai tutto. Quindi da ah, ok. Perché sennò potevi. Questo no, no, è, queste, queste queste è facile da sbagliare, osentuale. ma quando il power no, prima scegli il target e poi tutto è riferito sì, a quello, detto, okay. ok. Andiamo avanti. Uh, quindi, Ravage sulle montagne. Qui attaccano con 3, ma io difendo 3, e in più mi dà un attacco in contemporanea. Quindi questo rimane a un punto vita. No, stupidi. Qui non succede niente, ci sono i dan che stanno dal No. Difese 5 non fanno niente. Qui fanno un danno al povero Dan. Oh. Qui eh, niente. Qui un danno. Questo danno è fuori, no? Un danno non fanno niente. No, quando... Un danno al povero Dan che contrattacca. Ah, bravo, giusto, giusto, giusto. E qui un danno e niente. Fine, potevi spostarlo questo qua, forse? no? No, perché lui ha scelto questo. C'è scel scel distanza 0 da un santuario? No, distanza 1 <ride> distanza santuario, uno, vero, però, se sceglie io. questo per uccidere i due tizi, ah, chiaro chiaro, abbiamo. il gather lo può fare pure okay. poi build. Il build sulle giungle, build sulle giungle che vuol dire In qua. Si, sì. allora un sacco qua. Qua è e che è pezzo, qua. Porca e qua. Jungle qua qua basta. basta queste due zone sono tranquille e infine montagne montagne mm. iniziano ad arrivare esploratori qui sì qui no qui sì qui purtroppo sì perché c'è ancora sta di, di cittadina qui sì, sì. Qui sì e sì, qui no. sì, ok. Manca solo qua non è entrato. Poi questi scorrono, quindi le montagne sono prese di mira molto. E uh, possiamo fare quelli, quelli lenti: uh, qualcuno ha lenti da fare? Eccomi. Sì. Se gli invasori sono presenti qui, guadagni un terrore. E in più, se la target land è un deserto adiacente no, ci a. prima questo, non abbiamo fatto questo. Ah, giusto. Cosa fa quello? Ah, distrugge. Dovevamo, uh, dovevamo farlo prima. In realtà dovevamo farlo prima. In realtà. Vabbè, qualcosa? Sì, cambia qualcosa? Si cambia qualcosa che tipo qua non c'era ancora. Tipo, uno sceglieva questo, uh, uno sceglieva. Eh, questo, sarebbe comparso poi per la costa. Cioè, cioè, esatto, infatti poi lo rimettevo. Nel senso uno sceglieva quello uno, nel senso però era da solo, sennò no non potevi muoverlo. <coughs> e poi tipo. Questo queste da solo, no quello non deve morire, eh, quelli da soli, questo qua è, è arrivato adesso questo era da solo, ah no no, no no, non era da questo solo, no si era da solo, qua ha fatto il build ah no quindi... questo è no, però, dopo, questo, però... questo vuol dire, però posso, sì, una 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 pelle, che però anche un pelle, quindi questo pelle si poteva eh. distruggere, no semplicemente non ci sarebbe stato perché distruggevamo il coso e lui non buildava, questo ah no questo aveva... ha buildato, eh, ah sì. ok, allora si sì, non veniva buildato e anche ne questo. manca manca uno da rimuovere. Anche questo non eh, ha e, e questo qua anche invece questo veniva l'hai ah, già messo. Te, ok. Anche, anche quello ha buildato. Eh, eh, eh però ne potevo ammazzare. 4. Beh, in realtà ammazziamo questo anziché questo. Eh, infatti lì lasciamo no? due, due esploratori. Che faccio? Ah, yeah. Ok. <coughs> il mio angolo è più. Bravo, il mio angolo più. Bravo, il mio angolo è più. Bravo, il mio Bravo, che ti sei ricordato. Vabbè, il tuo hai fatto? No, stai no, facendo. Stava facendo. Allora, siccome c'è uno, genero un, 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 terrore. un terrore. E poi siccome la target land è un deserto adiacente a un water, white, cos'è questo? No, se la target land è S o W, W, -W è questo. No? Wetland, sì. Wetland. Ok. O, o viceversa è una wetland adiacente eh, a... Al... No, non c'entra l'adiacente, se è una di se queste due, terra. non c'entra okay. di a questo. Volevo essere sicuro. Faffere. Ok. E poi eh, genero due terrore, e in realtà questo non si attiva perché la target land era in giù 1. Ecco questo, ok. Mi dispiace. Oh Va bene, if there are at least due... due villaggi non ci sono. E la città è troppo lontana. Perché deve essere okay, un okay. santuario. Va bene. E quindi in ogni caso, <coughs> qualcosa l'hai fatto di utile. Vediamo Marco. Io faccio due danni. Tanto ah, così eh, non mi dimentico. Bene. Secco questo. E facciamo pusho... un terrore. <coughs> e puscio via uno di questi. Che finirà. Come tu. Va? No, dico sì, volendo, sì, tanto io difendo tre. Quindi. E poi. Poi vabbè, già che ci sono, faccio anche questo. Faccio due terrori e rimpiazzo un villaggio con una... un esploratore. Ok, eh, l'ultima... è ancora corta a, a giocare? Uh. Eh. <coughs> eh. Poi... Marco, tu hai qualcosa da fare? Eh? Sì, vabbè, io faccio... Allora... Il gather di un fungo porto qui e volendo posso fare il gather anche di De... 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 prendo fino a 2 se riesci a fare i danni allora io faccio sei cin... già sei. io faccio 5 danni ah di base? Vuol dire, cioè, che... ne faccio 5 villaggio. Ah, sì, no. Nel senso, come dire com com a spostarmi in questi qua. Se li sposti, comunque vuol dire che loro non possono buildare. Cioè, concentriamo eh, in un posto. Forse comunque sulla sabbia meglio. E io me, poi comunque è... qui difendo sì, quindi sì, eh. tutti e due li sposto Però fanno 3 danni se attaccano, giusto? Sì, però sì, io però... difendo di base 3, ah, ok. La, la e 3. In, in più per il resto non fanno niente. Sì, loro. Sì, sì. E poi con questo faccio quindi 5 danni e 2 paure. Quindi fai. in realtà facciamo 1: questi, questi sono, sono 3 paure più 2. Quindi 5: 1, e, e poi ne generi 4 mentre mettiamo questa paura qua sotto. E la nostra condizione di vittoria subito cambia in. non ci devono essere paesi e uh, città. Cioè se se non arriviamo a essere senza paesi e città abbiamo bisogno di sì, in qualunque separatori. momento sì minchia beh <coughs> siamo lontanissimissimi eh ma adesso costruiscono un posto distante così una città è una bella bella un villaggio un villaggio un villaggio un villaggio un villaggio ci arriviamo andiamo avanti tu ricordati che puoi rigiocare una che costa uno o meno eh? giusto possiamo fare questa. Dopo loro ravagiono qua. Io posso fare qua. Sì, sì. Appena, appena ah, hai la condizione, vince immediatamente. Ok, posso fare qua. Distruggo questo e porcio via questo. Comunque, fate attenzione a scartare le scarpe. Scartatele solo dopo e che abbiamo finito. Poi serve un po' e poi Sì, perché così almeno meno qua. A un certo punto qualcun altro fa qualcosa che serve al mana o cose, non, non ci perdiamo. È più facile, <coughs> ah, se, e, e poi in realtà ho ancora cosa da fare. Io posso fare un gather up to 4 da one. E pensavo di farlo, visto che poi questi fanno Ravage, eh, di farlo qua. Così loro poi Ravaggiano qua. E se vuoi spostarti <coughs> ora outnumberano i cosi. Quindi facciamo anche 3 fear. E, a <coughs> e poi faccio altri due fear e uno spirito può busciare un esploratore un villaggio dal suo posto, comunque ah, si sia. Può. Io li butto in mare. Non si può. <ride> non si può. Non so. Su chiunque si può. abbia una presenza ovunque, quindi vedete voi qual la cosa più furba secondo voi. Cos'è che posso fare? Un, un esploratore e un villaggio uccidere, ah, spostare, no, via. puoi spostarli in qua, così, ah no però dove no, ah, è la allora, presenza, allora qui non, non serve niente, niente. qui neanche, non avuto la qui niente, quindi a meno, io posso, posso... Roppa... volendo io posso pushare questi due qua, però rocca eh, serve sì. la presenza, si ah, si sì, sì. sì, sì, ci sta, spostare. posso pushare questi due qua e così dopo questi spariscono tutti, forse, loro tanto non attaccano. Ah, attaccano si, però. Atta ah, posso farli difendere però, difendo 6 e poi distruggo tutto. Quindi fatto, scartiamo. Next round. Sì. Allora, Next round. Ah, dunque, use wisely. Non viene fare un. un... Um, ah, tra l'altro mi sa che anche loro curano. Questo non ci è mai servito, ma... Un reclaim. Devo fare un reclaim. Mi sa che devo fare una presenza. Mm. Sì. Allora, io faccio un reclaim e... Uh, aggiungo una presenza a distanza 2 e però... comunque ok questa cosa è importante non c'è mai serv servita perché abbiamo sempre vissuto tutto ma anche le città si, si recuperano alla fine della quando passa il tempo quindi anche okay. la città è stata riparata questa okay. Okay. Sì, quando sì, è attiva quando inizia la fase era, la vediamo quando c'è quella fase era lui che ce ci faceva vedere in anteprima okay. sì. allora io reclaimo tutte le cards e pesco una carta come se ci comincia a pushare un po' su sto terrore dai che ce la possiamo fare ah, un chiudere un sacco di mano allora io credo qualcuno può mica darmi una piuma così? esiste Darti. un modo per farlo? Eh. <coughs> dipende dalla carta che sto per pescare allora, io farò questo, metto due presenze, una a distanza 2, almeno dove, dove c'è un Dahan. No. La mettiamo uno qua. E la rimettiamo qua. Ok. Dopodiché loro attaccano qua, quindi qua di sicuro devo fare un difendi se adesso puoi giocare tre carte mi sposto di nuovo qua per guadagno 2 gu guadagnate anche l'energia del turno poi ricordatevi quindi qui loro fanno uccidono tutto difendo e uccidono tutto qui Aspetta un attimo. Poi uh, io posso far fuori tutto questo, prendo. Farei così io, Rocco. Me li sposti qua? Ne disposto... faccio 5 danni. Quindi sposti tutto qua e Però poi io sposterò probabilmente i due villaggi e un esploratore. Tu cosa fai? Perché? Tipo qui fai qualcosa. C'è un altro villaggio. Me... Ah, perché loro costruiscono questo. Eh, allora sì, io li capito distruggo capito tutti. Anche se in realtà tu hai quella roba che sposti molto i meglio così, di due, metto anche un funghetto lì, il prossimo così sostituisco un collaggio, poi te li sposto Ok, tutti perché e io rimane Ne metterò un altro qua. Sparante. Quindi se tu Ci mi. Sta. Io due non funghi sparante. me li posso tirare. Posso fare, tac, tac. Eh, se tu me li puoi spostare, così ne abbiamo, mm -hmm. e quindi quanti danni. Quanti, quanti ce ne saranno qua? Perché forse no, io mi metto qua per sicurezza. Io faccio queste tre carte. Questi buildano, vero? E allora io giocherei anche questa. E questo, scusa, andare? però. senso che io L'energy allora. è questa, no? Troppo? Cosa? L'energy è questa. Sì, e qui dice questa. Target Spirit gains cioè true energy. Sì, perché e io è per ho il due turno successivo. io faccio skippare questi. Perché tutti questi. abbiamo già giocato le sì. carte. Te okay. lo dice? Cioè, sì, è, per, è come, come per Lord me, Lord me power, no? Tipo, esatto. se io, il tipo il in questo turno io ho fatto questo che non guadagnavo power, sì. e se qualcuno non mi dava del power in più, okay. io, io con solo il 2 che guadagnavo non facevo niente. Va bene, io sono pronto. Quando... intanto Allora, io ho fatto tutto. Inizio a fare i fast, tra l'altro adesso... Devo ricordarmi di fare... Cacchio, io non ho abbastanza ancora. Ah, tipo con questi due. Defend One Damage per Dylan. Mm. Vabbè, Va bene, facciamo così, dai. Allora, io inizio a fare questo intanto. Dico che qua faccio un Defense 6. Io posso fare dare due energia a un altro spirito e alla fine del turno quello spirito può reclaim una carta anziché scartarla. Mm. Qualcuno interessato? io potrei essere no questo turno allora lo farò voi tu? Ah, sì. becca due cosi e poi ti do un, un marker se te lo ricordi e se lo faccio a un altro spirito anche io posso reclaim un power card ok no, se vuoi reclaimare quella power card al prossimo turno per me è figo faccio due cose belle you can do it. non c'è un mm. limite non c'è un No, troppo per i simboli. Ok. Uh, Voi qualche fast? Andiamo alla fase fragestione sì, sì, sì. no, terrore no, no, anche. Vai, fate. Allora. allora io faccio. Qualcuno mi può dare una piuma? No, mm. no, no, allora questi e questi schippano le rotazioni. Addirittura due adesso, sì. e no. quattro terrori. Boom boom bum, allora, allora io <ride> sicuramente <ride> faccio il terror a questo punto 7 per turno. Si attivano entrambe, eh, certo, quindi se ne rimane una adesso con le carte da 5 okay. okay. dovresti prenderti delle majors E eh, infatti, adesso ne prendo un'altra. Una è questa. Sì, tu che hai un sacco eh, di, sì. di mana, mm. ma infatti adesso ho capito un po' meglio come giocarlo. tanto sto continuando a fare questi due perché questa l'ho usata la prima volta e basta. Io praticamente prendo una carta, gioco e me le riprendo tutte in mano, perché tanto io piazzo un coso e gliene aggiungo uno per fare le torrette, alla fine sì. questa praticamente funziona così. Se facciamo così però, perché così ah, sì. è da, dall'alto fino all'alto. Molto è da... controlloso. È right. okay. blu per un motivo. Ok. Sì, molto basic. Eh. Ok, controllo. Però, di... mh... Dipende anche tanto dalle carte che peschi, là, effettivamente. ok. Andiamo. Vai. Allora, adesso tocca agli invader. Prima c'è il fear, siamo al, al terror level 2. Quindi adesso non si guarda più questo, ma si guarda questo. Defense 6 in all costal lands. E eh, invader no. non, non costruiscono sulle costal lands, quindi meta. ora su tutte queste in automatico è difeso 6. E in più non, non costruiscono su quelle, cos su quelle costiere Quindi Molto teniamolo buono. qua per ricordarcelo Questo e triggerà qua... dopo le nostre scelte ovviamente Eh sì okay. Se lui avesse avuto la cosa di farcela vedere Noi potevamo almeno no, programmare di Perché esatto. non difendevi di oh, Qua ogni Anche io non difendevo qui per esempio Ogni giocatore rimuove un o meno ho un paese da una land in cui ha un, uh, un uh, così no? no cazzo io posso togliere questo giusto sì. sì. questo io rimuovo questo, questo no, no. no. Questo. ho un okay. paese da... e guadagniamo fiar per questo eh no perché questo è il rimuovi okay. credo di no rimuovo spari Fa un po' paura eh, se sparisce okay. è una casa, sparisce Non se lo ricorda più. <ride> oh, cazzo, c'era una casa <ride> qui fino a ieri. Vabbè. L'altro, uh... se fossimo a livello 3, saremmo molto vicini alla vittoria. No. Non ci sono tanti paesi comunque. 1, 2, 3, 4. Adesso costruiscono. Sì, però qua so costruiscono un villaggio, una una città, vanno un villaggio. Con no, li schifano. Villaggio. Eh ah, sì, sì, No, no qui. A... Ah, cazzo sì. Beh, adesso lo vediamo, io dai, facciamo un po' di l'altro. Ah, lo fanno un po'. Ma infatti dobbiamo arrivare a livello <coughs> successivo e evitare che costruiscano altri di questi e spaccare. Adesso facciamo. Cosa ha partito Ho perso la voce. Cioè, eh, visto è sempre più caverna live. Allora andiamo avanti. diciamo, Ravage, qua attaccano, sia quindi difendiamo 12, perché difendiamo, difendo 6 più 6, che ho messo io. Quindi non fanno niente e i miei distruggono tutto e subiscono quindi In un fear, fear. Uh, poi qua no. Qua no, qua no, qua no, Skipper. qua no, e qua schippano. A questo punto andiamo a Build. Qua non costruiscono. Perché sono su zone costiere. E qua non costruiscono in ogni caso. Qua costruiscono invece, qua schippano E qua costruiscono. 10 Purtroppo e mezza. una città. Oh, fuck. oh no, non avevo valutato questa cosa. e ma spostamela sempre là. Tu spostamela ma di quello di un explorer. Ma chi se ne frega dell'explorer? Dobbiamo distruggere la città per vincere. Sì, ma stai calmo però. Io sono calmo. <ride> ok, abbiamo fatto <ride> tutto, e poi vediamo cosa viene sand, quindi gli esploratori sulle sand. Uh, ma eh, quello è, vero, non costruiscono, non, non costruiscono. So. No, no. Peccato. Quindi, questo qua qua qui no, lì no, no ci sono città. Uh, anche non sono ma anche lì, Qua si, sì. sì, sì. sì. No, qui no. Sì, perché È qua al mare. È qua sì. È qua mare. Anche qua anche. Qui Ma, ma tutti questi esploratori perché non fanno un villaggio. <ride> non sanno capaci. <ride> di... <ride> ah, oh, pecore. <ride> <ride> ok. Uh, post, quindi Vai, sposta queste cose divertenti. Allora io eh, sostituisco un villaggio con un Dahan. Dahan e poi faccio 3 eh, FIAR e 5 danni. 5 danni, 3, 2, 5, quindi questi risposti sì. qua. E quindi 5 eh, FIAR, 2, 4, 5. E questo è... Uh, if the land is uh, Add one blight, non è no, salvo. ok. Quindi questa è fatta. Fatto Poi ho fatto, ah, fatto tutto. Ok, e sono scemo, ho se nessun altro mi porta qua, giusto? Vado io. Io posso, push, posso selezionare una land a distanza 1. Cerco questa, mi puscio un paese qua. E poi faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 2, 12 danni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questa è pulizia etnica. Pulizia inglese. 1, 2, 3, 4, sì. Ok, e io ho fatto queste due. Allora, io faccio il gather di due funghi e di due Lululul. Prenderò questo così, no, così non lo switch, e, e questo così non va già la cosa. Non... Questo non... Vabbè, la va già anche lui, però poi lo distruggiamo, ma a sto punto questo è fatto. di nuovo. Dopo sulle montagne, ma non fanno io posso a... fare il ravage. Ah. Rigiocare Beh. io inizio. Una carta che costa Meno ah, posso rigiocare il 2 FIAR così parte la FIAR io seleziono questo. Uno, due... ah, no, non il e faccio, faccio. il gather oh, di 2, Dahan, e poi il push. Posso, puoi fare quella roba di 5, si, non ha senso. Mi puoi dare la. Ah, però. No, made. potevi far rigiocare una carta. No, però potevo mettere quattro file in più. Ah, no. Eh no, non ce l'ho. Volevo che mi facessi rigiocare questa, così la potevo già rigiocare per qualcun altro. Piru, piru. Quindi fatto? Sì. Io mi riprenderò in mano in allora, questa carta, mi sa. Questa. Io faccio un game power. Quale? Potere, quello cazzuto. C'è un sacco di mano. Sì, mi mancano le carte da rimpiazzare, però... Allora, adesso io cosa faccio? Questo l'ho fatto e lo restituisco. Aggiungo una presenza a distanza 1, quindi il send non fanno niente, quindi, però io mi preparo. Qua attaccano, fanno revenge. Uh, maledetto. Sì. Non Però prendere anche un major. Pa. Faccio qua va no? metto quello. Guadagno 4 energia più 3. No, no, che major. Non ce l'ho mai. Non voglio. No, bisogna rimescolare. Anzi, anziché fare mettere questo, metto questo. Così posso fare sempre il reclaim di una carta. Schifo non fa no Attenzione: cosa? Uno tsunami. Eh, quello lì tra l'altro va in eh, eh, fighi Quello del mare è quello che fa sempre cose sulla zona costiera. Infatti è divertente. Eh. Pulisce sulle coste. E poi ogni espansione aggiunge nuovi spiriti. Questo qua fa, fa tornare, so fa tornare le robe distrutte. Cosa? Questo ha fatto tornare gli, le, le presenze distrutte. E fanno danno. Carino. Io inizio a tapparmi il turno intanto. Io mi metterò, metterò questo. questo Allora, questo di sicuro è la più importante. Tipo, allora, vedi, ci sono anche carte con range illimitato, no? Tipo questa. Che okay, dice è Any Spirit. Esatto. io potrei quante carte ci mancano per arrivare al prossimo livello di terrore? Uh, due cazzo una la stiamo per girare sì eh. la prossima la giriamo anche in questo turno Eh, prossima. Okay. Io, gli, io faccio, ne faccio due e volendo, ne posso fare quattro. Eh no, non posso farne. Io quattro. Giuro, faccio sicuramente un po' di fear. Perché... Cioè, io ne posso fare facciamo... quattro. Se volendo, cioè, ti stanno due... facendo due giri di fear. Eh? Uno lo facciamo e perché tanto, per eh, e quindi ce ne manca uno per arrivare alla condizione per cui ci mancano solo le città grosse, giusto? Eh, si attiva subito. Eh, sì, sì. Sì. perché io sono indeciso tra prendere questa o questa perché questa qui è carina dice muovi 5 funghetti da una target land a una qualsiasi land e difendi 5 in quella land però questa è più interessante perché dice rimpiazza un castello con due uololò oh, 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 oh. poi un paesino con un uololò oh, 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 oh. e un fungo con un uololò oh, 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 oh. e poi pu li pushi in as many different lands as possible. Quindi ti di disperdi. Però è figo perché ti fa togliere una di queste. A distanza 1 da dove sono io. Io comunque copro. Beh, che in realtà questa la spacco già. Ah, prendo questa. che adesso tanto buildano solo sulla sabbia e costruiranno su questo villaggio. Del cazzo. Vabbè. Uo Ok. Si accettano Come. scommesse se Matteo arriverà a domani. La sua voce. Ci Proviamoci cioè sicuramente. No. Quattro carte o più mano? Vediamo fra 24 <ride> minuti. Quindi, questo lo metto qui. Taglio 7. Ok. Avete tutti scelto le vostre carte? No. No. qualcuno di voi ha perso presenza no tu eh, hai perso presenza eh lo so per presenza nessuno ha perso presenza solo, solo io. te no, io, io. perché hai carte che, che fa quale presenza non ho preso fanno anche danno quando recuperano presenza fanno due danni carino però vedi queste sono anche cose da sapere per, cioè nel senso sì, per giocare queste carte che... quello, è Un po male Questa che dice piazza 2 ma se io ne tengo in mano e non la gioco Dice comunque il gioco di fare fino a, cioè tutto quello che puoi quindi in questo caso ne piazzi uno e infatti dice se qualsiasi presenza è stata fatta tornare cagliù danni. quindi potrei farlo Sì, nel... sì <coughs> fai tornare una e fai sarebbe figo farne due così fai un santuario però in realtà chi cazzo ne frega senza tu fai tanto tutti eh? Matteo dovremmo mettergli il microfono in bocca eh. <ride> ma anche per noi perché non lo sentiamo più ormai oh, ma a te serve veramente sta roba delle due energie? Se puoi darmela, aspetta. Però il prossimo turno ti arrivano. Sì, Sì, sì. Il prossimo turno faccio allora facciamo. Ah, no, però, altro però altro chi più. se ne frega se altro da fare fai altro. No, faccio un Beh, po' così schifo così perché non ho... No. 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 non ho nessuno più. <ride> Siamo stati troppo bravi. Eh no, eh. No. Io adesso distruggo questa città comunque. Distruggo questa. Abbiamo vinto? No. Se no. arrivassimo sono. al... eh per quello vi dicevo, no, se distruggiamo questi due villaggi... Io riesco sì, a farne 4. Se distruggiamo questi due villaggi abbiamo vinto. Sì, sì ma dobbiamo sì. distruggerli prima che loro costruiscano. Quindi super fast. Sì, prima che costruiscano. Io non riesco a distruggerli. No, fast, aspetta, aspetta. Io non riesco a distruggere questa città, ma che. Allora no, però dai, magari ce la facciamo il prossimo turno. Dipende, se noi riuscissimo a non farli buildare, eh, però, tipo, questi buildano. Per quante... No, ma infatti, non dobbiamo vincere così. Dobbiamo girare le FIAR, di modo che. Eh, dobbiamo spaccare solo questi Infatti, secondo me. Sì. Sono eh, d'accordo con. Andiamo. messere. Più che altro, eh, non sappiamo dove buildano il prossimo tu vuoi, turno. Tu vuoi che ti sposti loro. Bah. sì, allora qui mi serve almeno un altro fungo. Se tu non puoi farlo, farlo. mi risposto io. Un no, funghetto però, se... tra okay. Questi sono tutti i personaggi base o hai delle espansioni? No, solo il gioco base Le espansioni aggiungono personaggi. Aggiungono personaggi e anche altre cose. Dicono che sia molto divertente perché dicono che con ogni espansione, ogni modulo cambia un po' il feeling del gioco. E... Oh, yeah. In realtà sarebbe carino anche poi magari provare con... Uh... Tipo quello che abbiamo noi, no? Magari uno, uno di questi avversari, che puoi scegliere il livello, quindi puoi scegliere la difficoltà, in base alla difficoltà, rendono il gioco più, più difficile. Sì, ma già scambiandosi i personaggi, provando quelli che non abbiamo. Cioè... Sì, già solo giocare Già il no, gioco base cambiando i personaggi, posto che, anche secondo me, lo stesso personaggio, la seconda partita. Già, che sai come oh, sì. lo giochi diversamente, no? Comunque il mio e il tuo andavano in comba parecchio, eh sì. Infatti siamo stati fortunati che eri qui e non lì. Se no era più un cazzo. Infatti il punto di partenza è proprio così o è uno per no, zona? No, no, no. È uno per zona, scegliamo ah, noi okay. le zone però. Nel senso, vabbè, sì, sì, sì. adesso io ho scelto uno per vabbè, sì. vicino per comodità, okay. però. Beh, in effetti è più comodo perché alla fine non è che siamo andati dall'altra parte e eh, io sì, eh c'è un pochino Corone. eh perché tu hai il movimento più facile io mi muovo molto facilmente Tanto ehm. che figo con quella che ho io che ti ah però sempre a distanza 1 ah no a distanza 2 eh. anche, te, anche te potevamo andare in combo assieme vicino va bene ci siete mm -hmm. dai allora io faccio veloce metto io adesso difendo due in tutti i posti in cui ho un. Uh, ho della presenza. Quindi in realtà mi interessa solo qua. Però è interessante. Anche se in realtà se qualcuno può muovere questo qua. Io sposto questo e difendo anche qua. E oh, vuol dire. Sono io. Ah, ok, perfosso. E allora non serve. Io faccio su. Ok, poi. poi faccio questo qua. 5 Questo qua. massimo 2 distruggo questo. Ok. Anche quella la devi spendere. Quella monetina l'hai messa, l'ho spostata. Ok. Io ti do due energie, Matteo, e ti do il mio token bonus per. non scartare una carta. Però tante pare. Ok, tu qualche carta veloce? si, sì, io ho un. rimuovi un merdino e difendi 4. L'avrei fatto qua, ma forse. Vabbè, che in realtà attaccano lì. Gli... Beh, ma eh, distruggiamo il, togliamo il merdino. Togli, tolgo, conviene toglierlo da qua o da qua? Forse. da... Ma mm. si, sì, toglielo da qua, qui. Tanto eh, cambia poco in realtà. In questo momento, si <ride> poteva togliermi tre mani. Ma se ne fai 12 a turno? Che cazzo! <ride> Va, andiamo avanti. Tocca a loro, giusto? Non abbiamo fatto quella fear, purtroppo. Quindi, peccato. Allora, Ravage. Attaccano qua, fanno 3 danni. Uh, io ne paro... ne paro 2. Quindi ne passa 1. E lui controattacca e fa 2 danni. Quindi, tac-tac. Rimangono a un punto vita a testa. Ma adesso ci pensiamo. Poi niente, qua niente, niente, qua lui para, quindi niente, qui un danno, ma lui contrattacca e questo muore, qua, eh, questo, questo qua muore. eccolo qua, qua e qua, qua invece, qui difendo io, ho okay. due cose, difendo tre, ok, quindi niente. Build, adesso i build qui costruiscono, qui costruiscono. Ah. Sì, sì. Eh, purtroppo si sì. qua no, qua sì. Qua sì. Qua sì. Basta. Poi uh, esploratori Qua 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 no, qua sì. Anche qui, anche qui, e anche qui. Andiamo qui di mettilo lì. Ok. Sì, in sì. A questo punto tutti questi scorrono. E uh, quelli lenti. Uh, io posso fare: a questo punto, far attaccare questo, così muore. Questa città e facciamo due terrore, E poi questo, forse scelgo questa eh, e scemo, faccio altri due terrore. eh mm, potevamo leggerla quella. Tra l'altro, e io tra l'altro ho due furti adesso, o oh. <ride> do not build in lands where uh, peoni sono outnumbered number da città e. Ah, in, in realtà forse arriveremo anche a quella. invece non costruiscono in città con i peoni. Perché mi sa che 45. forse riusciamo a fare anche quello. Ma sono quella. dimenticato una cosa se serve. Io distruggo anche questo. Comunque. S siamo nella lenta adesso già, però mi sono dimenticato che io avevo ah, abbastanza no, per no, far no, triggerare no, questo e far rigiocare una carta. Non no. è vero, non ho due, se non ci sono due danni. Due... uno o meno. Eh. No, questo lo faccio a velocità veloce Ah, sì Posso fare Così E eh, quindi una carta veloce, sì E poi eh, così. volendo posso fare uno di questi E quindi così Ad Do cosa? due energie a qualcuno e gli faccio <coughs> ripescare una carta Lo vuoi, Rocco? Sì No, prendi le due energie e poi non scarti una carta Perché alla fine non lo fa più lui eh, No, lui è io avevo, avevo abbastanza da, da triggerare il potere E far rigiocare una carta non so. ah, Quindi tanto sì. vale a rigiocare quindi... questa E quindi io ne ho due eh sì, posso riprendere in mano. Sì. Bella. Non, non c'è anche un simbolo che mi serve. Non so perché ho preso. Turno fatto, quindi? Sì. Next, Next. turno. No. no, ah, giusto. Ah, eh, eh, slow. Slow. <ride> ah io <ride> ho appena fatto lo slow mio. Sì. Eh, giusto, facciamo noi. <ride> perché... ah, fai tu fai allora, tu, faccio così mi sposti anche i in sindetti. Cosa numero uno: <ride> uno. allora, qualcuno faccio ripesta quelli. fa quello, ecco il pomeriggio qua Non faccio niente, ok. Non, non fa niente. Anzi, no, aspetta sì, si. Sì, chi se ne frega? Faccio tre paure, fa tre paura Ok, Devi sempre scartare l'energia, però, non rimettere tra la Questa faccio una, 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 una. Migrazione dei funghi. Ok, e quindi fa migrare ah, quei fa funghi. funghi. Ok, poi tu cosa devi fare? Allora, io faccio 5 danni qua e genero 2 fear. Quindi 2 fior. più 2 4 fear: 2-3 danni. 2. E ci cuciniamo due esploratori in pentola. Ci piace. Poi. Allora io faccio Lo sai che se riusciamo a fare abbastanza paura abbiamo vinto eh, due, due danni Cazzo facciamo fear Due danni qua Riesci? Due danni qua ah, Due danni qua Ok quindi uno lo Questo, sposto. Lo sp questa si sposta sposta E fai due paure E faccio due paure Dai che ne fai ancora e tre E poi non. faccio altre due paure qui ah, Non, non riesci a farne una, una cazzo. Cazzo. Vabbè lo facciamo eh. adesso La eh. possiamo fare eh. con una fast card sì. Dobbiamo fare una fast card dai però ah, cioè, la... no, io c'ho il potere. Io ho il potere. All'inizio del primo turno ma faccio No, non c'è abbastanza ora. Eh, non, non mi ricordo ma lei se l'ho usato, non, non l'hai usato. Potrebbe non esserlo, potrebbe non forse no. Una luna una e una Ma sai che è umano. metterti qualcosa sopra quando lo usi. In realtà ne avevo due, perché ho una melanzana, due melanzane e una piuma e un graffio, quindi erano due figure. Vai non l'hai fatto. Vai. Tanto non aveva facciamo... senso facciamo coso. Quando è che si girano tanto le cose? Victory andare? Condition, non ci devono essere città. Non ci sono vinto. città, abbiamo vinto. <ride> Bravi noi. Ma siamo fortissimi. Eccoci qua. Salta, forza, forza. Sì, sì, sì vorrei vedere queste carte se ci sono delle carte che potrebbero essere utili. Immagino di sì. Ok. Sì, Vai. Pelle. Sì. E per me è stato okay, molto figo. Queste sono le informazioni che ho trovato. Non credo Su proprio. pelle <ride> è molto figo questo personaggio. È un po' strano. Ho fatto un po' fatica. Perché ho preso tipo queste carte che mi davano mana, ma poi non mi serviva il mana. Hai preso anche un po' di infatti con high, eh, di... so. high, high complex. Però credo sia anche uno dei motivi per cui abbiamo fatto così tanta fiar E quindi in realtà. Se Non ho fatto sì. cose attive, ho fatto più che altro cose di spamofia. E infatti tu devi avere qualcuno che ti... tipo.. C'ero io vicino che avevo tanta distruzione eh. e quindi... Eh, con, cioè, controbilanciare il fatto che tu offensiva hai zero. In cioè, realtà direi che il controllo è basso, ma il controllo in realtà è molto alto perché tutte le volte che io distruggo qualcosa lo sposto da qualche parte e quindi... La, lo mando in giro il controllo è medio forse perché è comunque legato cioè io il controllo ce l'ho più alto perché io proprio sposto dove voglio No forse mentre sì. tu è contato comunque sposto al dover fare danni, si dice che poi in realtà il controllo sono delle cose base che c'hai perché poi peschi carte così si sì, però dice, mio... dice Matteo che il controllo ovviamente dipende anche da cosa il mio potere no? è quando peschi. distruggo qualcosa anziché distruggono lo sposto quindi è per forza controllo quello infatti attacca Offense a zero. Letteralmente Perché effettivamente da solo Perché non, tu puoi non puoi giocare tu da solo. Non puoi distruggere. Non, puoi cercare di raggrupparli, però cioè di continuare a spostarli, ma eh, a un certo però, punto sì, mi ha messo voglia di, eh. di fare un'altra partita. Vorrei fare un'altra partita. Magari poi tanto ci riproviamo. Con, eh, beh, non adesso di sicuro, però Marco è eh, simpatico. Mm, questo personaggio non mi, non mi piace questo il terzo growth. L'ho usato una volta e mai più. Perché in realtà questi due vanno abbastanza in combo tra di loro. Perché tu a distanza 1, mm. tu devi, devi fare i santuari. Quindi tu a distanza 2 ne piazzi uno e quindi ti espandi abbastanza in fretta. E poi scelgo sempre il più 0. Perché tanto gliene metto uno sopra per fare il santuario e mi prendo una power card. Perché ho un casino di mana, e quindi. Gioco, devo giocare Power Card, e quindi questa non c'è mai stato un momento interessante in cui giocarla, anche perché metterne una a distanza 1, quando con questo posso mettere a distanza 2, e espandermi la maggior parte delle mie carte ha a distanza 1 da un santuario. Magari qua, se a un certo quindi... punto sei tipo 2 o 3 carte major che. Anche con il tuo, la tua super generazione devo usare due carte da 10. Però sai cosa è che non ho tantissimi di questi token. E alla fine io devo fare tanti santuari. Quindi vedi che ne ho 4 e me ne è rimasto uno. Quindi o oh, mettevo questa a distanza 1, ma poi non era un santuario, e quindi mi serve a poco. Eh, altrimenti lo metto qua sopra. E quindi io alla fine faccio 1, 2, 3, 4, 5 santuari. Eh, perché conviene fare i santuari? Perché poi difendi tre. Ovunque hai un santuario, quindi ad esempio, beh, ma, sì, nel senso, però in ogni caso anche con questa qui puoi farti un santuario. Non è che devi metterlo per forza di distanza... santuario. Sì, no, beh certo, sì. però sì. Guarda, guarda come sono messi. Io il primo turno ho fatto questo e da qui, da, da qui l'ho messo qua. Questo qui non l'ho mai più usato per tutta la partita. Non è più servito a niente. Mentre invece gli... tutti gli altri. Lì eh, sì, dipende anche un po' dalle carte che essere, escono, certo. ovviamente. Però mi no, proprio... sono reso conto che gli altri. So è sempre stato furbo perché tu ti allarghi e poi questi controllano tutti quelli attorno. Quindi questi due io, cioè praticamente. Anche perché ho poche carte. E quindi io tutti i turni facevo questo, questo. Poi questo, poi questo. Perché le, pre le prendo in mano e poi ho tanto mana, quindi le rigioco. Infatti, qui ha senso arrivare subito al 6, perché qui passi. Mh, Passi da 4 a 6 mana. Quindi, come... arrivi subito a 6 e a 2. Così tu praticamente le carte costano 3-3. e 3. Tu ne giochi 2, 6 mana e quelle le giochi in automatico. Inoltre, le carte da 3 sono forti anche. Eh, le carte da 3 sono abbastanza forti. E comunque, tra, anche tra quelle power forti, ci sono carte che costano 3, ho visto. E, e comunque, in generale, ho non ho mai avuto problemi di mana, ho sempre avuto un sacco. E, e quindi arrivare subito a 6 e poi portare questo a 3 di modo che puoi giocare 3 carte e poi vabbè pian piano togliere gli altri. Eh, però veri, Ma a parte che adesso siamo andati molto veloci no però, comunque quando riesci a giocare puoi giocare 4 carte eh certo era punto, la mia ultima coperta il tuo mana non... però ti dirò eh, dipende tanto da che cosa poi peschi nel, nelle power card perché io alla fine non è che abbia pescato della roba interessantissima, e quindi alla fine giocare 4 carte, non mi a volte, Cioè, anche se ne potevo giocare 3, ne ho giocate 2. Perché non e anche adesso che ho rimosso questo qui, potevo anche risparmiarmi a non giocare, attaccare e basta. Quindi, un po' situazione, poi è vero che siamo arrivati in questa situazione nel momento in cui avevamo praticamente già vinto, e quindi avevo poco da difendere, perché lui difende tanto, ma qui non è che ci fosse quindi. Sì, è vero che è molto basic. Questo, Hai tutte queste scelte da fare: cioè, ti espandi, difendi. Infatti, è, uno di... è, è uno dei personaggi ca... per, per imparare è a giocare. Perché, appunto, ti espandi, difendi e l'unica carta che hai per attaccare fai ti, ti sposti un po' di funghi e attacchi. Quindi... Ce ne sono altri qua. Beh, for... voglio provare gli altri. Interessante, mi piace. Matteo, no? vuoi dire qualcosa? Con la tua voce molto bassa? Meglio di no. Gli è piaciuto molto. Dice, ma preferisce non parlare. Questo qui tipo vedi è molto particolare perché aggiunge presenze sull'oceano, poi aggiunge presenze. Guarda eh, le presenze dentro l'oceano e poi dall'oceano le sposta sulla Terra zona costale quindi può spostare, okay. rimettere, spostare, rimettere la presenza quindi è molto particolare, infatti, una cosa che secondo me è molto bella di questo gioco è che alla fine avendo poteri tanto diversi. Eh, è molto vario perché comunque tu un giorno lo giochi così in base alle carte che peschi magari cambia un po' la strategia con lo stesso personaggio anche la combinazione e poi cambiare, eh, perché comunque io ero tanto. otto è una combinazione forte ma se mm. giochi con qualcun altro devi fare un'altra roba io mi sono perso invece il setup all'inizio è com'è random, è... È è random il random il setup di sì, quello, quello che sopra, metti sopra sì, sì. Ma le, queste le tessere queste random, adesso io ho messo ABCD, che era la, la cosa standard, ma in realtà sarà sempre di questa forma in quattro, però questi possono essere Ah, ma anche ori... un lato B. Il lato B non fa cagare. Aspetta. Il lato B è, è questa cosa che dovrebbe cambia un po' la, geomet... la geografia. Ah, sì, non però si capisce. Molto però non meno. si capisce niente. Ah. Infatti la gente dice volete salvare i vostri occhi giocanti sempre hanno fatto così potevano fare delle configurazioni diverse e in teoria è una configurazione diversa, ah, è diversa? Eh, ma Minchia. potevano farlo almeno dei colori giusti ah. molto diversa ma è anche più complicato c'è di roba. ma sì, è vero ci sono dei serpentelli ah. sì, Se, tipo qua ci sono una città, un paese, due omini, un serpente, chissà cosa voglio dire. Cosa vuol dire? È Un, un blight. Beh, quindi... peccato perché effettivamente è in Questa è fissa. Sono anche i colori. È fissa così. Ha... Ah, che figo, ci sono i disegnini dei. C'è un po' cioè ah, c'è dei colori proprio come fai a sapere, c'è questa sabbia, queste roccia. Queste... Ah, delle zone. Sì, robe. sì, alla fine si capisce Sono queste che cazzo sarà le UE, si vai per esclusione. Yeah. Si, diciamo che, potevano. Cioè, nel senso ci era è molto figa la cosa di fare il secondo lato. Perché ovviamente ti dà. Di giocabilità, eh, certo, però... però così non ti invoglia usare. Cioè, se, me... se fosse stato uguale a questo, potevi anche mischiare magari lato A con lato B e c'era molta più rigiocabilità. Perché ognuna aveva due per quattro posizioni possibili, come cioè, ci parlo farlo anche così. adesso, tutti. <ride> <ride> come Flatlandia un po'. Però vabbè, a parte ah, questo. Ah, peccato, questo è un. Penso che poi abbiano metto, Comunque ne abbiano messo, magari anche con le espansioni. Adesso non lo so. Hanno aggiunto anche lì altre mappe, altre cose. Boh. Non, eh, non, non so, so solo che c'è un sacco di roba nelle espansioni. In ogni caso, beh, magari poi ci riproveremo o con nuovi spiriti o con. Eh... Se Questo è addirittura più carino giocato in due. Ah, 2-4 mm. 2-4. Perché ah, allora. c'è meno, la meno latenza, devi gestire un po' più crisi forse. forse track, eh, eh. Eh. eh no, perché in realtà in due si ah. giocano due... Cioè, ci sono due cose nella no, mappa, due, sì. eh, quindi... Però è meno latenze. Ah. Ma in realtà è per quello che gioco, in realtà è in contemporanea per quello, perché... Eh, so, tende... eh, è che è molto difficile... Quella parte lì di comunicare il tipo Ah io ti faccio fare una roba e io ti faccio una cosa Sì, fare perché l'ordine è un po', un po' così quindi Perché essendo che l'ordine è tutto a esatto. tutti è complicato, sì, quello è vero Ci sta poi che sul libretto c'è scritto Boh, non, non giocate così siete coglioni. Però ti viene un po' da dire No, ma cioè sì, diciamo che probabilmente eh, è anche un giochi se, se lo conosci, no? Magari organizzarsi sì. è più facile, più facile. Noi che non ci sappiamo giocare, ovviamente, all'inizio, legger, già leggere le carte, scegliere quale vuoi. Ci metti... Però devo dire che a, rispetto ad altri cooperativi che ho giocato, dove fondamentalmente, se non capisci, cioè, se è la prima partita e, e non capisci un cazzo, alla fine gioca quello che che sa giocare per tutti, invece qui no, alla fine la meccanica è abbastanza semplice, dopo due turni sì. ho capito, anzi, cioè anche perché è un po' impossibile non giocare per tutti, cioè non, hai, un... non hai il problema del, del giocatore alfa che cerca di controllare sì, tutto Nei cooperativi quello è un po', è successo un paio di volte, di, di poi annoiarmi perché il, il gioco magari è molto complesso e quindi è difficile in pochi turni riuscire a capire bene che cosa è più importante e che cosa meno quindi alla fine fa sempre tutto uno, e tu dici ok, va bene. Ti conviene giocare questa, questa carta. Esatto, okay. Cioè, alla fine diventa un solitario e tre che guardano, perché <ride> no, muovono, muovono <ride> esatto. esatto. E invece uno, no, sposta, questo mi è pulpedine. sembrato abbastanza mm. facile da capire dopo, dopo poco. Quindi, boh, Poi, che il mio personaggio era facile. Però... Il gioco prevede sia appunto modalità più semplici che modalità più complicate. Mm. Ovviamente lì poi uno deve trovare il suo livello giusto in base al proprio gruppo. No, praticamente uno step di Di difficoltà in più. Difficoltà in Infatti, più era perché già... avrei fatto ancora qualche turno per arrivare un po' più avanti. No, ma poi magari ci saremmo trovati pure in difficoltà eh, all'inizio. Però era già da un paio di turni che praticamente... Poi era... al... i primi due turni mi hanno fatto anche un po' di errori no? che ci hanno facilitato. No? Tipo tu che hai aggiunto dei dan, io che ho giocato una carta in più. Sì. Sono piccoli errori, però magari ne, succede cioè, nel senso, sul, sul, sul lungo, comunque, sul lungo sì. è, è, dan, danno un vantaggio. Tuttavia no? comunque è stato divertente. È, è, speriamo di rigiocarci. È stato allora. divertente, cioè, secondo divertente me, in, il difetto che, però, hanno tutti i cooperativi. è Del fatto che se perdi, perdono tutti. Ed è un po' frustrante. No? Secondo me se... se può essere vero... interessante nel momento in cui hai agency nel, nel difendere qualcuno? Hai uno: ah, Agency, mm. per cui dici perché okay, no. tu dice. Ok, tu è rimasto uno. Cazzo, dobbiamo andare lì. Sì, in esatto, difendere. infatti, non, non, sì. è, nel senso, non è. uno di quei giochi in cui gioco, uno è cioè, per non i non fatti, fatti no. suoi. Ma secondo me si. Sì. Cioè io io organico... avevo sta roba che non ho fatto perché sono imbecille e potevo creare un, uh, una mia influenza a quattro di distanza, probabilmente perché la mia, mia civiltà, il mio spirito dovrebbe interagire con tutti. Mm, sì, e sì. tu dovresti tutto metterti su tutta la mappa e aiutare tutti, non stare di ogni angolino a fare fiar su terre vuote. <ride> eh, certo. Però già, quest già questo magari aiuta, no? A... Certo. No, infatti, ah. tipo tu fai quel, nel tuo caso, lui sta per morire, tu ti metti lì, fai un fiar, li butti via e lui non muore, sì. o ti dif tu difendi, quindi magari hai. Diciamo che non mi è sembrato uno di quei. non è uno di quei giochi dove perdi sempre, e una volta ogni tanto vinci. Cioè, perché a me è capitato in quei giochi in più Sì, ci sono collaborativi che, però di default perdi e poi ogni tanto, se proprio ti va bene, vinci una partita. Eh, esatto. Quelli, secondo me, sono un po'. Invece, questo. Cioè il, cioè, I cooperativi quasi... sono difficili da bilanciare, perché il cooperativo bello, secondo me, è quello dove riesci quasi sempre a vincere ma ce la fai proprio al pelo no? e allora sì. lì ti dà un sacco di soddisfazione perché dici, mica, abbiamo fatto una fatica ma ce l'abbiamo fatta e quella secondo me è la soddisfazione più grande Beh, secondo invece, me per quando... il giocatore casual è, è così è che magari noi avendo giocato un po' di più sì. avremmo dovuto già giocare un beh, vinci addirittura via. così tanto perché mica, ci sono altri giochi dove invece è la merda da subito ed è anche un po' frustrante perché cioè, sembra che già da subito non ce la farai perché... eh, Il, il non... gioco comunque prevede tre livelli di difficoltà più basso perché vuol dire che nel playtest mm. hanno avuto gente eh, che certo, trova questo già certo. difficile. No? Però questo non è un gioco survival. Appunto. No, non è un gioco survival. Un... Bisogna capire... Mm. Se giocando per esempio con una civiltà a livello massimo lo diventa, no? Quindi posso certo. dire, magari tu. Però sai cosa? Che qui non ci sono le riso. Di solito diventa complicato quando. Uh, nei giochi cooperativi dove hai le risorse e devi decidere cosa sacrificare perché tutto non puoi fare. Invece, qui bene o male, non hai, cioè, c'è solo il mana, non è che hai risorse da, da gestire, ok? Quindi ti concentri di più sulle su, carte. Uh, per, eh, sì. E anche sì, adesso però... in questo momento non avevamo problemi perché riuscivamo a tenerli a bada, no? ma se attaccano di più. I Dan li fanno fuori, mm, e i eh, Dan certo. sono delle risorse importanti. Certo. e Man mano che quelli vanno anche via, i merdini non, non ne sono praticamente quasi mai entrati. Esatto. Anche un no, noi, noi siamo. Cioè, siamo stati Perché molto forti sì. in questo caso è vero, scopriamolo, ma ce ne sono tanti, due. diversi, ce ne sono due. Per, in, nel gioco base ce ne sono due, poi magari nel, nell'espansione ce ne sono altre. Si aggiungevano altri 5 per giocatore, minchia quindi se ne raggiungeranno 20 sì. come... allora, e poi all'inizio di ogni invader phase ogni spirito deve distruggere una delle sue presenze e eh, lì è un countdown okay. praticamente. lì è proprio la merda è un countdown sì, sì. mentre l'altra quello... vediamo anche l'altra se ce l'ho qui ti, è... ti mette proprio un clock sulla testa Cioè o stai già quasi vincendo, quello può essere molto soddisfacente se sei a buon punto mm. hai il clock però ce la fai è figo a meno che anche se invece è questo, che ti rimette in gioco. Sì. Sì, sì, Matteo, quella che aveva lui, che permetteva di rimettere due, ovviamente noi ne perdiamo quattro ah, per turno e lui ne, se, se riesce a recuperare sempre questa carta ne rimette allora, due però... per turno, però ti Riduce il tempo del clock e in più fai danni. Quindi... Ah. però devi avere 5 mana. quindi devi, devi averlo. tipo io. Quindi. Se avessi questo, non mi servirebbe quasi, cioè sarebbe difficile. no? Perché io non faccio abbastanza mana per giocarlo. Eh, io tipo io tu magari, magari potresti giocarlo ogni turno. Ah. se qualcuno ah, te lo ogni riesce ogni a far riprendere, passi... sì. magari tu in combo con lui, con carta cavalui. La si gioca ogni turno e si riesce a, a bilanciare. Sì. Però anche lì, è sono cose che devi sapere. Le carte che ci sono e te le vai a cercare. Quella in è una carta cari. che dovevi prendere tu perché era luce e roccia. Quella del 5, questa qua? Eh sì. Sì, è una carta sì, per io... te. Che dai del mana a qualcun altro. E poi tu e qualcun, qualcun altro ripescate una roba ed è luce e roccia. Mm. Eh sì. Ma tra l'altro l'ho beccata due volte. Questa cioè... è un minor. Anche <ride> ho detto, vabbè, ah, eh, momento, eh. vabbè, la prendiamo visto che nessuno la vuole. Ma secondo me qui ci hai sì, due strategie. O vai su aumentare subito le carte e prendere i eh. minor power. Perché i Minor costano poco. E quindi ne giochi tanti. Sì. Perché io ho preso un Minor, ma poi l'ho buttato via per, per prendere un Major, perché mi sono reso conto che avevo tanto mana e poche carte da giocare. Quindi. E poche carte anche per, però per quello, nel senso, cioè se ti porta via, dipende come tu giochi, no? ma eh, se arrivi esatto. a, a c'è più in alto, magari ti prendi un po' più di carte per poterne giocare mm. di più assieme sempre. Io invece che avevo poco mana, mi sono preso tanti minor per avere sempre eh, certo. più, più cose eh, e pochi. Perché ho preso il primo Major, poi mi è venuto 5, 5, 4, e ho detto comunque 2, non eh, credo. ma io ho preso i Major, avevo 3, 3, 4. Eh, che invece è magari avessi avuto. Tuo. Vabbè, comunque dai. Vediamo che è tardino, ma fico, mi è piaciuto. Mi Va bene. da Riprovare, da rigiocare sicuramente. Cosa devi eh, dire a la campanella, quelle robe lì. <ride> Vabbè, ogni caso buonanotte, grazie per averci seguito e alla prossima. Ciao. Bye bye. Arrivedervi. Matteo pure che saluta perché non abbiamo <ride> giocato a Gloom Memor e quindi non è incazzato. Oh, questo viaggio a casa non parleremo di questo.